Everything was canceled due to the spread of coronavirus all over the world. But 1 year later, here we are, thanks to your enthusiastic response to this initiative. Thank you very much. You have given us confidence, courage, and the will to go on until today's event, ready, hopefully, for a new race. So, Pop-Up 2021, here we go again. But before we start, our friend Jack in the Box, who is in the poster behind me, wants to say a quick hello. He has been locked down for such a long time, and like of all us, he is eager to get out, to open the box, and the conference too. Please, Jack, go on. The book is a French edition of an animated book that circulated in Europe in various languages around 1900, and is a forerunner of the real pop-ups which appear later. Let's move on to some institutional greetings. The president of Opera Barolo, Luciano Marocco, will join us at the end of the opening session. Professor Giovanni Solimine, Director of the Department of Humanities and Modern Cultures of La Sapienza University of Rome, cannot be present, but sends his best wishes to all of us. Therefore, I would like to give the floor to Stefano Benedetto, Director of Archival Superintendent's Office, Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Piemonte e della Valle d'Aosta, di cui è sovrintendente. Grazie moltissimo Stefano per essere qui con noi ad aprire questo incontro, questo convegno. A te la parola Stefano. Buongiorno a tutte e tutti. Innanzitutto vorrei ringraziare la Fondazione Tancredi di Barolo, il Musli e l'Opera Barolo per l'organizzazione di questo importante e impegnativo convegno internazionale e per avermi invitato a portare il saluto mio e dell'ufficio che rappresento. Prima ancora consentitemi però di esprimere la mia riconoscenza e la mia sincera ammirazione per il lavoro di Pompeo Vagliani, presidente della Fondazione Tancredi di Barolo, cui mi uniscono da ormai, ahimè, molti anni sentimenti di stima e amicizia. Un lavoro che Pompeo sta conducendo per affermare l'esigenza che definirei culturale e civile di conservare, studiare e valorizzare dei patrimoni come quello del libro per l'infanzia, dei supporti didattici, dei volumi illustrati a quelli di testo, della cui importanza credo non saremmo certamente così consapevoli e informati senza il suo straordinario e talora va riconosciuto quasi solitario impegno. Sono perciò davvero particolarmente lieto di queste giornate dedicate al libro animato, che con la costituzione del Centro Studi Internazionale e della connessa rivista rappresentano non soltanto una preziosa occasione di fare il punto sugli studi di settore, ma davvero un ampliamento di prospettive, un rafforzamento di linee di ricerca e di collaborazioni scientifiche. Va detto che il tema del libro animato è affascinante in maniera quasi insidiosa. Chi potrebbe mai negare il piacere, lo stupore di aprire, sfogliare, esplorare questi meravigliosi meccanismi comunicativi. Un piacere e uno stupore dietro cui si affaccia però la tentazione di fermarsi al godimento che definirei edonistico di questi oggetti, senza chiedersi che cosa poi essi rappresentino, che cosa ci sia dietro. Invece questo dietro è proprio particolarmente complesso, articolato, ricco di storia, denso di intersezioni con discipline, tecniche, tecnologie differenti. E perciò
tanto più impegnativo da conoscere e tanto più complesso da descrivere nei termini in cui siamo consueti intendere tale operazione nell'ambito del patrimonio culturale. Per noi vuol dire standard, formati, tracciati. È più difficile da studiare, da conservare, restaurare, valorizzare, dal momento che richiede una varietà di competenze differenziate e multiformi. Come infatti spesso avviene, i territori che si situano al confine fra discipline diverse, ancorché particolarmente interessanti, si trovano talora a essere poco esplorati rispetto a quelli che rappresentano invece nuclei disciplinari storicamente consolidati. Per quanto riguarda la prospettiva che più direttamente compete all'ufficio che rappresento, cioè quella della tutela, tutto ciò si risolve, ahimè, in una conoscenza largamente inadeguata dei patrimoni, delle loro consistenze, delle loro collocazioni, delle condizioni di conservazione. Questo convegno rappresenta quindi, anche per noi naturalmente, una fondamentale occasione di conoscenza e di approfondimento, di cui potranno beneficiare in molti e di cui il mio ufficio farà certamente tesoro nello sforzo costante di sostenere e accompagnare il lavoro di cura dei patrimoni archivistici e librari del territorio. Buon lavoro a tutte e a tutti. Grazie. Grazie molte Stefano per la tua presentazione e anche per le tue parole amicali. I would like to give the floor to Barbara Bruschi, full professor of Education and Learning Technologies, Department of Philosophy and Educational Sciences, University of Turin. Barbara è vice rettrice per la didattica dell'Università di Torino. Non abbiamo trovato una buona traduzione per vice rettrice. Lo diciamo in italiano. Vice rector is okay. Vice rector. Vice rector. Ok, Barbara. Thank you very much, Pompeo, and good morning to all. I'm really very pleased to be here and very honored to be here in this situation, because we have been looking forward to this event for a long time, as Pompeo told before. Buongiorno a tutte e a tutti, adesso switcho sull'italiano, mi sembrava utile fare un saluto per tutti in inglese. Come dicevo, per noi è davvero un onore essere qui, essere presenti a questa occasione, non solo perché diciamo è il primo segno, uno dei primi segni che abbiamo di una ripresa, dell'essere di nuovo a discutere di questi temi, a confrontarci a livello internazionale su queste tematiche, ma anche perché la collaborazione tra l'Università di Torino e il Museo Musli è una collaborazione innanzitutto che è di lunga data. E soprattutto perché è una collaborazione molto particolare. Il museo rappresenta per noi un laboratorio, potremmo dire, non so se sia giusto, a cielo aperto, un laboratorio quasi 24 ore su 24, nel senso che i nostri studenti hanno trovato nel museo e anche in Pompeo un punto di riferimento per tutto quello che riguarda non solo ovviamente la letteratura per l'infanzia, ma anche la possibilità di esplorare il mondo della letteratura dell'infanzia da un altro punto di vista, nello specifico quello legato alle tecnologie. Nel tempo le attività che sono state svolte sono numerose, ma mi piace fare riferimento a quella che tutti voi potete provare a esperire direttamente in un'attività laboratoriale molto intensa con le studentesse e gli studenti della scuola primaria, la professoressa Carbotti, che è una nostra collega che si occupa di tecnologie dell'istruzione, hanno realizzato una app che potete scaricare online dal titolo Piuccia e la sua bambola, che rappresenta un'ottima reinterpretazione di un volume presente presso il museo, un'ottima reinterpretazione di tipo digitale, cioè le nostre studentesse guidate dalla collega hanno progettato e implementato l'app, che è poi stata messa a disposizione appunto online, scaricabile
scaricabile dai diversi siti che permettono lo scaricamento di app. Che cosa significa questo per noi? Significa introdurre gli studenti a una dimensione nuova dell'esperienza museale, ma soprattutto significa prepararli a concepire la letteratura, il cultural heritage, l'esperienza museale in modo diverso e funzionale a un avvicinamento dei bambini e delle bambine fin dalla più tenera età. Ci piace immaginare che il rapporto tra l'università e il museo sia un rapporto davvero di collaborazione per costruire l'esperienza futura, per lavorare sullo sviluppo nei bambini e nelle bambine, cioè nei futuri adulti, di quella passione per il libro per l'infanzia, per il libro in generale e anche, ripeto, per l'esperienza museale che è fondamentale. Non solo per poter dare futuro al nostro patrimonio culturale, ma soprattutto per permettere a questi nuovi cittadini di avvicinare il mondo e la realtà da punti di vista differenti. Devo dire che sono molto contenta che questa giornata abbia inizio anche in questo mese di febbraio perché, come ricordava Pompeo Vagliani, proprio un anno fa ci siamo fermati e quindi è particolarmente significativo ripartire a un anno di distanza con lo stesso entusiasmo perché 3 giorni, 4 anzi, di fitti di lavoro rappresentano in questo periodo davvero un'indicazione importante e significativa del valore che queste attività hanno per noi. Nel portare i saluti del nostro rettore, il professor Stefano Geuna, e della prorettrice, la professoressa Giulia Carluccio, auguro a tutte e a tutti un buon lavoro e sicuramente avremo modo di incontrarci tra le varie sale virtuali in questi giorni di condivisione e di collaborazione reciproca. Grazie a tutte e a tutti. So thank you and good luck. Bye bye. Thank you, Barbara, for your presentation. We are sure that we can always count on your collaboration for the future projects of our study center, especially. This is a very important thing. Siamo sicuri che Barbara Bruschi sarà vicino a noi, in particolare sulle attività del centro studi. Ecco, c'è una dimensione che lei porta al centro studi che è fondamentale. Appunto possiamo passare ai ringraziamenti. I wish I wish to warmly thank the private and public institutions who in various ways have supported the project and particularly this conference. Ecco, in particolare c'è un rapporto di sostegno molto diretto con Regione Piemonte che ringraziamo moltissimo. Cos'è successo? C'è stato un contributo fondamentale per noi da parte della Società Reale Mutui di Assicurazioni e della Fondazione CRT e l'iniziativa ha avuto il patrocinio del Consiglio regionale del Piemonte, della SISP, della Sapienza naturalmente, questo va a dire, di Apice dell'Università di Milano e poi in particolare abbiamo ricordato anche degli enti con cui abbiamo realizzato in occasione del convegno e delle mostre progetti congiunti. Il Centro Conservazione e Restauro di Venaria, il Centro Sperimentale di Cinematografia e l'Istituto Passoni. Grazie a tutti loro anche per questo contributo fondamentale alla realizzazione di questa iniziativa. Ok. Before opening the plenary session, I would like to quickly remind you that the pop-up project started in 2017. Included the setting of 2 exhibitions in 2019 in Rome at Istituto Centrale per la Grafica, vedete anche Gianfranco, and in Turin at Palazzo Barolo and Musli. A collection of scientific essays whose English translation is now also available online. The launch of the International Center and the online journal of interactive books,
at last but not least, come si dice, temporary exhibitions and educational activities and workshops at Moseley. Our hope is that this conference will give a new boost and new energy to go on together in promoting the cultural heritage of animated books. Now, finally, finalmente, I would like to invite Professor Gianfranco Crumpi to join me to open the plenary session and the meeting. Gianfranco is Associate Professor of Library Science at La Sapienza University of Rome. We have been sharing with him the whole project since its very beginning. He's going to chair this conference with me, in particular this afternoon. Ok, allora, c'è una parete che ci divide per problemi di sicurezza, ma è una parete trasparente, una parete che invece ci vede vicini in tutta questa vicenda da sempre, caro Gianfranco. Quindi. Ok, grazie a tutti, benvenuti, welcome. And, come diceva Pompeo Vagliani, questo convegno è la naturale prosecuzione di una serie di attività scientifiche e espositive che sono nate in stretta collaborazione tra la Fondazione Tancredi di Barolo e l'Università di Roma La Sapienza. Ma è anche, come è stato appena anche illustrato, il trampolino di lancio di altre significative, importanti iniziative che aspirano a coinvolgere istituzioni sia pubbliche che private, italiane e straniere, e soprattutto la comunità internazionale di ricercatori e studiosi di questi speciali manufatti librari. Per la prima volta in Europa questo convegno chiama a raccolta alcuni tra i più illustri studiosi per discutere, per confrontarsi intorno a tre temi guida, che sono la descrizione, la conservazione e il restauro e la valorizzazione dei libri e delle carte mobili. I libri animati, antichi e moderni, prodotti nei più diversi ambiti della conoscenza, sono agli occhi dello storico, agli occhi degli storici e non solo del libro, sono oggetti che rivestono uno speciale interesse, perché aprono territori di studio e campi di ricerca ancora poco dissodati. Vorrei provare a elencarne alcuni di questi. Beh, li aprono dal punto di vista storico. È necessario ancora indagare meglio le origini e ricostruire i contesti culturali in cui sono stati creati e in cui si sono diffusi. È ancora tutta da esplorare la ricerca, con l'ausilio naturalmente degli specialisti, delle fonti nella cultura araba ed ebraica. Mi riferisco soprattutto a quei libri che sono stati usati soprattutto per calcoli di carattere astronomico e matematico. Ancora, importanti dal punto di vista dei processi di produzione. Qual era la filiera produttiva? Quali competenze si richiedevano alle maestranze? Chi presiedeva alla creazione e alla realizzazione degli artifici meccanici e ottici che consentivano la variegata disponibilità di sistemi di animazione delle immagini? E nei libri scientifici antichi, la contiguità epistemologica e fattuale tra il conoscere e il fare spiega anche la contiguità professionale tra creatori, produttori di strumenti e tipografi. Basti pensare alle figure di Regio Montanus o di Petrus Appianus, creatori di importanti trattati, tipografi, ma nello stesso tempo artefici nei loro laboratori di strumenti meccanici.
Il fenomeno non è di poca importanza solo se si pensi alla forte connessione in termini economici e culturali con i centri della cultura scientifica, accademica e universitaria, prima fra tutte Vienna, metterei, e con le pratiche di autoapprendimento che l'industria del libro tipografico favorì in modo significativo. Terreni ancora da dissodare anche dal punto di vista bibliologico, per la compresenza di materiali diversi, pergamena, carta di grammature diverse, cartoncino, metallo, filo, e anche per le diverse modalità della loro composizione, all'interno del libro o extralibrum come tavole aggiunte, e del loro assemblaggio da parte del tipografo, da parte del legatore, oppure da parte del lettore. E nel 2004 lo studioso Richard Cunningham, studioso canadese, scriveva: ciò che rende questi libri del periodo degli incunaboli particolarmente speciali è il fatto che contengano immagini che dovevano essere assemblate dopo che i fogli, che sarebbero diventati il libro, avevano lasciato il torchio, dopo che i fogli erano stati piegati per formare i fascicoli che avrebbero formato il libro, e quasi certamente dopo che i fascicoli erano stati cuciti insieme per formare il libro stesso. Un altro aspetto che merita ancora studio, attenzione, è quello bibliografico. Per le pratiche ancora non standardizzate della descrizione catalografica di questi libri, fatto salvo lo studio del 2012 di Anthony Drennan, che però si rivolgeva a una specifica tipologia bibliografica, quella appunto delle Astronomical Volver. E ancora, dal punto di vista filologico, della filologia dei testi a stampa, della textual bibliography, utile a riconoscere e ricostruire la storia delle cosiddette varianti di stato e delle varianti di emissione che in taluni casi, soprattutto per quel che riguarda i libri antichi, possono incidere nella corretta costruzione e ricostruzione degli apparati meccanici incorporati. Abbiamo diversi esempi, no, che ci dicono come di fatto questi dispositivi meccanici in alcuni casi fossero montati in modo differente proprio perché erano intervenuti dei fattori che modificavano il processo di stampa. Ma ancora, importante dal punto di vista delle procedure di conservazione e delle tecniche di restauro, su cui non esistono ancora consolidate linee guida, se non buone pratiche poste in essere da singoli istituti bibliotecari. E nel corso della seconda sessione avremo modo di vedere appunto alcune significative e importanti esperienze internazionali. E poi ancora un altro aspetto che richiede ulteriore studio è quello linguistico, per la inesistenza di un glossario convenzionale internazionale, se non in ambito anglosassone, ma anche in questo caso si tratta di un lessico non completamente stabilizzato. E poi, naturalmente, dal punto di vista della storia della scienza e della storia dell'arte, per l'incontro tra tradizioni iconografiche e sapere scientifico, nella rappresentazione e realizzazione di una complessa, multimediale, multiforme e mutevole cultura strumentale. Si tratta proprio dell'incontro delle due culture, no? Che trova spazio in questi libri nel modo più interessante e efficace. Ma aggiungerei che un altro fronte di ricerca è quello della sociologia della lettura, perché ancora risulta poco indagata la composizione socioculturale dei destinatari di questi libri aumentati della prima età moderna e le modalità della loro fruizione e del loro utilizzo. Vorrei ancora aggiungere due punti. Uno riguarda l'aspetto della economia del libro, no? Un punto di vista economico, perché fatte salve poche eccezioni,
devono essere, come dire, adeguatamente esplorate le fonti relative ai costi, al commercio librario, al collezionismo di queste speciali tipologie documentali. E infine, aggiungerei che risulta ancora un territorio da esplorare, quello delle potenzialità espresse dalle tecnologie digitali per una diversa e aumentata fruizione di questi delicatissimi oggetti ibridi così esposti all'usura e ai danni meccanici. E, anche su questo avremo modo di vedere, soprattutto nella terza sessione, alcune interessanti riflessioni e vedere anche alcuni interessanti esperimenti di fruizione di libri animati. Questo naturalmente per quanto riguarda soprattutto quelli che noi chiamiamo libri antichi. C'è poi tutto un altro fronte che vede i libri moderni, intendendo quelli della fine Settecento, primo Ottocento in poi, le considerazioni che ho fatto sono in parte sovrapponibili a quelle che si potrebbero fare per i libri moderni, ma ad esse ne andranno ad aggiungersi altre, e qui lascio la parola a Pompeo, no? Sì, io sono moderno, tu sei antico, io sono moderno, ormai sì. Siamo come Dolce e Gabbana. Sì. Allora, no, grazie Gianfranco. Adesso io tenterò di aggiungere qualche considerazione su questo settore, no? Dicendo che comunque nel convegno ci sono molti contributi che come vedremo aggiungeranno, anzi faranno un po' il punto proprio su questa parte del discorso. Allora io comincerai semplicemente così, da quello che dicevi, la storia antica di libri moderni, no? Certamente la storia dei libri animati per l'infanzia si è chiarito abbastanza recentemente, cioè anche risale comunque alla fine del Settecento, c'è una continuità a quella del libro antico per il tramite dei libri metamorfici e dell'arlecchinato. Però il destinatario bambino, che tra l'altro è un nuovo soggetto che si afferma in Europa proprio in quegli anni, no? Anche per il mercato editoriale, orienta di fatto da subito lo sviluppo di questi manufatti verso obiettivi prevalenti, ludici e di intrattenimento, anche se accanto a quelli comunque presenti di tipo educativo e didattico. In questa fase, a cavallo di secolo, nascono nuove sperimentazioni che tendono a incorporare nell'oggetto libro molte suggestioni derivanti dai mondi paralleli dell'immaginario infantile, quello dei giochi di carta, dei giocattoli e dei materiali del precinema. Oltre al testo e alle illustrazioni, definiti da Farnet il software del libro, le modifiche dell'hardware consentono al bambino una serie di azioni aggiuntive, quali piegare, tagliare, incollare, inserire in apposite fessure, sollevare lembi di carta, trascinare figure, ma queste azioni non sono fini a se stesse, non sono puramente di gioco, ma sono interconnesse fortemente alla narrazione. E i libri animati possono dar vita a personaggi e a fabulatory function, mostrando una funzione affabulatoria di straordinaria importanza nel caso di libri animati destinati all'infanzia. Progettare un libro animato quindi significa progettare un sistema di relazioni tra l'hardware e il software bambino e il destinatario bambino, in cui gli effetti siano sempre più magici e sorprendenti. Questi nuovi libri interattivi, come li definisce Red Walsh, si configurano come vere e proprie piattaforme di carta, paper platform, che aprono la strada e fanno da ponte alle piattaforme digitali di oggi. Vorrei fare un unico esempio specifico facendo riferimento al primo libro animato con parti mobili realizzato nel 1831 da Jean-Pierre Bresse, Le Livre Joujou, un libro mitico, ecco, quindi, che fortunatamente c'è nel nostro museo.
Ecco, è un prezioso volumetto di contenuto narrativo fantastico in cui le tavole presenti possono essere messe in movimento e modificate con meccanismi relativamente semplici di trascinamento e scorrimento delle figure. Però la cosa che più è interessante, che mi ha colpito di più la prima volta che l'ho esaminato da vicino, al di là della bellezza e del fascino delle figure, è stato il piccolo segno, un asterisco posto in corrispondenza al brano in cui è descritto l'avvenimento magico, per esempio la comparsa dalle nuvole di una fata. L'asterisco indica esattamente il momento in cui il bambino deve azionare il dispositivo animato, proprio come un'applicazione touchscreen. Questo effettivamente parla da solo. Direi che dalla seconda metà dell'Ottocento, attraverso uno straordinario sforzo di ingegneria ludica del libro, si rendono disponibili su un mercato sempre più ampio manufatti complessi che presentano una estrema varietà di dispositivi diversi in grado di generare effetti visivi, tattili e anche uditivi, per esempio i famosi speaking book, i libri parlanti. In alcuni casi, nello stesso manufatto, possono coesistere più dispositivi. Per esempio, un libro si può aprire a panorama, su ogni pagina abbassandola si possono scoprire scene tridimensionali, all'interno delle quali possono essere messe in movimento delle figure mediante leveraggi e sullo sfondo, come se non bastasse, si possono far ruotare delle volvelle che fanno comparire personaggi diversi. Naturalmente questa estrema varietà implica problematiche specifiche, intuibili, no? Sul restauro e sulla catalogazione. Beh, intanto per quanto riguarda il restauro, bisogna prima di tutto tenere conto del fatto che i libri più belli e più spettacolari, più amati dai bambini, sono quelli distrutti. Cioè, quindi questa è un'impresa impossibile, cioè per i restauratori. No, non è vero. Il ripristino, se è auspicabile, dei meccanismi, per esempio i sistemi di leveraggio complessi e sequenziali delle animazioni di Bebendorf, dei pop-up più elaborati, richiede conoscenze di paper engineering non presenti, credo, attualmente nei curricula formativi dei tecnici. Analoghe considerazioni possono essere fatte per la descrizione e catalogazione. In particolare, la compresenza di molteplici dispositivi all'interno dello stesso manufatto richiede il ricorso a convenzioni condivise per denominarli in modo univoco, per esempio in un glossario. Nell'esempio di prima, il libro è un panorama, è uno scenic book, è un libro a leveracci, è un insieme di tutti questi, quindi è sicuramente bisogna mettersi d'accordo anche in questi casi. Sia per il restauro sia per la catalogazione può essere quindi utile favorire un confronto dei tecnici e specialisti di questi campi con i paper engineer. Per la produzione più recente sarebbe inoltre auspicabile, ove possibile, di disporre di un archivio reale o virtuale, non solo dei prodotti finiti, quindi i pop-up che si stanno realizzando adesso, ma anche dei processi di lavoro e delle tecnologie utilizzate attualmente, che sono molto elaborate e complesse, che sono le cose, poi abbiamo visto, più difficili da comprendere e da ricostruire a posteriori. Vorrei fare ancora qualche considerazione specifica riferendomi alla situazione italiana. I libri animati per l'infanzia di interesse storico sono in gran parte di importazione, sono scarsamente presenti nelle biblioteche pubbliche e quelli conservati nelle collezioni private, che comunque anche in Italia ci sono e sono importanti, sono in generale di limitata accessibilità. Ciò rende difficile una conoscenza non casuale del patrimonio reale esistente e stimola l'esigenza di creare una rete che coinvolga sia le istituzioni sia le collezioni e i collezionisti privati. Mancano inoltre studi specifici di storia editoriale e in molti casi gli archivi delle case editrici sono andati distrutti. Inoltre i libri animati più antichi non riportano i dati delle edizioni originali, soprattutto francesi, inglesi e tedesche, per cui è difficile individuare i fonti, i passaggi della filiera editoriale. Infine, almeno in Italia, i libri animati sono poco presenti anche nei manuali di storia della letteratura per l'infanzia, se si eccettuano alcuni casi recenti in cui si è affrontata la figura di Munari. È anche poco studiata la loro funzione pedagogica o antipedagogica, come vedremo anche nel corso del convegno, o il loro utilizzo didattico. In definitiva mi pare di poter dire che c'è moltissimo, dimenticato, scusate, mi manca un pezzettino che adesso vedo.
Un'ultima considerazione relativa al tema della valorizzazione. Lo sviluppo rigoglioso dei libri animati per l'infanzia di 8 e 900 si configura come un territorio libero di sperimentazione creativa dell'oggetto libro, che può riservare ancora oggi soluzioni progettuali straordinarie, realizzate tra l'altro con mezzi e tecnologie limitati rispetto alla disponibilità attuale, che a volte può essere anche perfino eccessiva. Questo patrimonio, se maggiormente conosciuto, conservato e reso disponibile, può suscitare interesse ed essere spunto di ispirazione per chi oggi crea libri animati, sviluppa piattaforme interattive nell'edutainment o applicazioni per trasferire nei nuovi media i libri per l'infanzia, come l'esempio che abbiamo visto prima di Barbara Bruschi. Può inoltre stimolare anche gli artisti contemporanei a confrontarsi con la forma libro in nuove sperimentazioni artistiche digitali. Questo patrimonio dovrebbe inoltre essere portato a conoscenza di più e utilizzato nell'ambito delle scuole, da quelle specialistiche a quelle di base, che tra l'altro da anni lavorano tantissimo con i libri animati. In definitiva, ci pare di poter concludere, tanto lavoro da fare, ma anche molte opportunità da cogliere. Ci auguriamo che nei limiti delle sue possibilità e risorse, il Centro Studi e il Museo possano contribuire, collaborando con le altre istituzioni presenti al convegno, ad attivare studi e ricerche, ma anche progetti educativi che vedano al centro un rapporto attivo del bambino con il libro, la lettura, il gioco e l'apprendimento, stimolando la sua creatività. Grazie. Scusa. Ci ha raggiunti, direi tempestivamente in questo momento, il presidente dell'Opera Barolo, l'avvocato Luciano Marocco, un tempismo, avvocato straordinario, è perfetto. Do la parola subito. Per... Sì, sorry, turn off the microphone, please. Sono da solo, paura. Paura. Posso? Buongiorno a tutti e benvenuti a nome mio, quale presidente, e dell'Opera Barolo, che ho l'onore di rappresentare. È un'opera che da oltre 150 anni porta avanti, attraverso iniziative sociali, culturali e di assistenza, il patrimonio caritativo e valoriale ereditato dai marchesi Giulia e Carlo Tancredi di Barolo. Oggi siamo lieti di ospitarvi nel Salone d'Onore del Palazzo, in cui ha sede il MUSLI, il Museo della Scuola e del Libro per l'Infanzia, e dove avrà inizio e durerà il nostro convegno, il vostro convegno internazionale. Esso segna sicuramente una tappa significativa nell'ambito degli studi della storia del libro animato antico e moderno ed è il coronamento del progetto Pop-Up portato avanti dalla Fondazione Tancredi di Barolo in collaborazione con l'Università La Sapienza di Roma. Come Opera Barolo abbiamo creduto e sostenuto la Fondazione Tancredi di Barolo dalla Fondazione che risale al 2000 e che ha dato vita al Centro Studi sulla letteratura per l'infanzia e sulla storia della scuola. Le attività della Fondazione si ricollegano alle iniziative educative promosse dai marchesi che tra loro avviarono proprio qui a Palazzo nel 1829 le prime sale d'asilo per assistere la gioventù abbandonata a causa della prima rivoluzione industriale. Proprio in questo salone,
che è stato soppalcato era destinato all'asilo. Quindi totale dedizione dei marchesi all'educazione, ai giovani e specialmente all'infanzia meno fortunata. La fondazione e il museo hanno fatto in modo che in questo palazzo, come vi dicevo prima, continuassero a vivere i libri per l'infanzia, ambienti e atmosfere, impianti e atmosfere scolastiche, e si custodisse il patrimonio di conoscenza, di arte e di cultura pedagogica. Lo scopo non è solo di conservare, ma anche di sviluppare in modo avvincente e contemporaneo alle nuove generazioni, attraverso i più moderni strumenti informatici e di comunicazione, guardando e sviluppando così il futuro. Dunque, grazie a tutti per essere presenti a condividere questo momento in una fase storica in cui è richiesto non di tornare come eravamo prima, ma di approfittare di questa emergenza per realizzare qualcosa di migliore, come ci hanno del resto insegnato i nostri fondatori e tutte quelle persone che ci hanno preceduto e che hanno saputo cogliere nelle crisi più difficili le opportunità. Quindi non posso che augurare buon proseguimento ai lavori, confermandovi come l'Opera Barolo sarà sempre al fianco della Fondazione nel prosieguo dell'iniziativa, sviluppo, approfondimento e aggiornamento della magnifica iniziativa sotto la saggia e sapiente e appassionata attività del Presidente Professor Vagliani, che anche in ricordo della signora, che ci manca molto, ringraziamo di cuore e ci appassioniamo a questo discorso. Grazie del vostro lavoro. Mi sembrava di essere il discorso del re. L'ha visto qui. Magico, quella magia. Il discorso del re. Possiamo. Ci sento? Sì. Allora mi faccio. Ok. Grazie per aver dato questa soddisfazione. Sì. Per dare questa soddisfazione seguendo da tanti anni il lavoro di Vagliani, preziosissimo, e come presidente che sono all'ultima tornata, direi che non si può essere più soddisfatti di così. Grazie professore. Grazie. Ok, welcome to everyone. Let's get our conference started and begin this plenary session devoted to description of movable books. If you have any questions for the speakers, use the chat, please. The speakers will answer questions at the end of the session. Benvenuti a tutti. Diamo inizio dunque ai lavori di questo nostro congresso e cominciamo con questa sessione plenaria dedicata alla descrizione dei libri animati. Se avete delle domande per gli speaker, usate la chat e i relatori risponderanno alle domande alla fine dell'intera sessione. Invitiamo tutti a tenere spenti i microfoni. Turn off the microphone, please. And I am glad and honored to introduce the first keynote speaker, Susan Carr Smith. È con mio grande piacere e onore che presento la prima keynote speaker di questo nostro convegno, che è la dottoressa Susan Carr Smith. Susan Carr Smith è responsabile del Dipartimento di libri antichi e rari della Newberry Library in Chicago. Nel 2019 ha pubblicato un importante, scusate, nel 2017 ha pubblicato un importante libro con la casa editrice Brill in Interactive and Sculptural Printmaking in the Renaissance.
che è ormai un punto di riferimento, di studio per la ricerca sul libro antico. Era frutto di una discussione della sua tesi, anzi dottorale, discussa nel 2009. Di recente ha pubblicato, assieme a Lia Markey, un volume dedicato ai nova reperta dell'artista rinascimentale di origine fiamminga Johannes Stradanus. E la sua relazione ha per titolo Medieval Renaissance and Baroque, The Movable Feast of European Pop-up Books. Susan Carr Schmidt, please. Good afternoon and good morning. I hope you can all hear me from Chicago. I am thrilled that this conference is going forward, even though we cannot yet meet in person. It is still an honor to help further the study of movable books in the new International Study on Center on Interactive Books. Thank you to Professor Krupi and Pompeo Vagliani for the kind invitation, and to the Fondazione Tancredi di Barolo for sponsoring these important scholarly projects. I'm sure you are all already well-versed in the origins of the pop-up book and the basic components of early modern paper engineering. With these remarks, I hope to help frame our interdisciplinary discussions with a few important early examples of volvelles, flaps, and other interactive constructions. Jacqueline Reed-Walsh will bookend my efforts when she speaks later in the symposium on works of the 19th and 20th century and beyond. Befitting the international origins of the books themselves, we're going to enjoy a wide range of case studies over the next days. I'm especially keen to discover how current conservation approaches can help preserve these complicated publications for posterity without keeping them from being displayed and used, and how digital solutions can help make them more accessible. So how could we do our work without touching these books or using physical manipulation to discern how they were originally made, all the while searching for signs of previous use? If you can play the video. There should be a video on the previous slide. Thank you. Early modern pop-up books ideally require the study of multiple copies, and I very much look forward to being able to consult them in Europe in person once again. Considering their book and art historical inspiration, I also try to divulge their scientific, historical, and literary significance. As the catalog for the first pop-up exhibition in Rome dealt with quite a few movable books involving science and divination, I will today focus my study of early modern interactive books on evidence showing how some of the first interactive books and prints capitalize on gripping and edifying subject matter to attract broader, more popular audiences. Slide, please. Making recreations of these instruments by hand has always been an important part of the research process. Renaissance pop-ups became the subject of my dissertation and 2017 book, as you see here. The introduction includes a seemingly double illustration of a 1566 German flat print of the Borgia Pope Alexander VI, Becoming the Devil, paired with a Giambattista della Porta cryptographic volvelle. The caption instructs the reader to cut them out and construct them if so desired. My rather worried editor at Brill insisted we note that constructing a photocopy of the page was another option, especially for an in-library copy. It is also now available as a free do-it-yourself download. Counterintuitively, despite my apparent need to take scissors to a book, it all started with a library. Thanks to the reproductive power of printing, this study could have begun in many special collection libraries throughout Europe. But there are also worthy American libraries like the Newbery, and Yale was an excellent place to start. Slide. Interactive books simply beg for an audience. The first exhibition I curated on them was in 2003 at the Beinecke Rare Book and Manuscript Library at Yale, where I was working toward my art history doctorate. One committee member scoffed at the idea of pursuing a doctoral thesis on pop-up books, even early ones. And so I particularly appreciate the enthusiasm with which this conference and Pop-Up Study Book Center are being launched. There is a late 16th century Italianate bias in the poster you see here, with before and after views of publisher Pietro Bertelli's Venetian courtesan with her liftable flat skirt astride Giambattista della Porta's cryptographic dial. I digitally rotated the Hand of God volvelle to point directly at the courtesan's liftable skirt flap
in an attempt to demonstrate how these images required movement and manipulation. I also personally sewed the teleports of Volvelles onto the front leaf of the self-published exhibition brochure so visitors could learn how to use it as a secret decoder themselves. Slide. Here are the nearly 30 books and objects from the Beinecke that made up the 2003 exhibition. Like my talk today, the items dated up to the late 17th century and included both print and manuscript material. I will discuss the earliest examples of Volvelles and flaps, touch on their broader applications in print, and then focus on several popular entertainments using this technology from either side of the Alps. In my graduate student exhibition brochure, I clung to the seemingly uncomplicated history of thinking that interactives only counted when they made it into print, noting bibliographer Margaret Stilwell's claim that Johannes Regiomontanus authored the very first printed Volvelle in a book in his calendar of 1474. Slide. Here is a fabulous posthumous 1476 printing by Erhard Ratdolt, showing just how popular the conceit had become almost immediately. Its lunar Volvelle and the index string sundial and other instruments helped situate the book's readers in terms of the phases of the moon or times of day at particular latitudes. Slide. Multiple applications of wax underneath a now missing dial in the New York Public Library copy suggests an early user's desire for exact calculations and their less effective wish to keep the Volvelle intact. The book also included a table of Easter dates valid through 1531, making the next occurrence of this movable feast easier to anticipate. Slide. But Stilwell didn't, however, realize that this 1466 German calendar would Volvelle for determining the date of that most important feast, Easter, was published so much earlier than the Regiomontanus. Here, the angel must be positioned with its foot on the date in the current year. The hand then moves forward to indicate the following Easter date. The banderole even says that I give with the foot the past and with the finger the future Easter and the golden number. This convenient device also spanned a lengthy time frame from 1466 to 1484, was published in multiple German and Italian iterations, and importantly, might itself have been part of a larger calendar booklet. This would make it a likely precursor and possible inspiration for Regiomontanus as the first printed Volvelle in a book or elsewhere. Yet, others seem to have created manuscript versions even earlier. Slide. The 13th century Catalan mystic Ramon Llull, whose first printed edition appeared in 1514, circulated manuscripts of his great art in copies that date as early as 1302. The device was not a calendar, but rather an instrument of conversion to Catholicism with symbolic concepts wedded to each rotating letter. You can see here both the Beinecke copy of the 1514 edition with its constructed Volvelle and a 1598 edition for the Newbery with an unbroached sheet of dials. It offers convenient proof of the exact number of movable components that should be installed by the owner or bookbinder. Slide. Lowell's Volvelles likely followed others by Matthew Paris, a Benedictine monk from the Abbey of St. Albans in England. Daniel Connolly has aptly described the sensual nature of Paris's manuscript practice in his 1999 Art Bulletin article on Paris's imagined pilgrimages. Paris's magnum opus from the 1250s, the Chronica Majora, is comprised of several volumes, one at Cambridge, the other now digitized at the British Library. I'm showing two examples or images of the same calendar Volvelle, one in color and one in black and white. This dial attempts a similar feat as the 1466 angel, offering a more hands-on means of determining changing holy days and other movable feasts. Rather than a static table or a rota diagram, the vellum dial allowed the reader to turn it rather than the entire book to discover the information they sought. The map, on the other hand, demonstrates possibly the earliest use of flaps as extensions of geography and wayfinding that would become much more common later on. It demonstrates the route of a pilgrim from London to Jerusalem with a bonus stop in Rome on the flap at right. Well, does not seem to have worked the humble flap into his interactive repertoire. So perhaps it is indeed to Matthew Paris that we should look as the originator of paper, or in this case, vellum engineering in both formats. Relatively few manuscripts from the 13th century survive, and even fewer with Volvelles. Paris used a Volvelle again in a book of fate later in his career, suggesting that he found his invention to be a malleable and productive addition to his writings. Slide.
But Paris's manuscripts did not inspire a printed edition. Regiment and Tanis's calendars were the most well-known incunables with Volvelles, though the many editions of Jacobus Publicius's Ars Memorativa from the 1480s included a fanciful worm-like dial to aid memorization. As the video, which you can play now, shows, the delicate pointer rotates between the letter indicating the main concepts. Recent work on Publicius by Sarah Griffin at Winchester College has suggested that there are also surviving manuscripts adopting interactive variations on Publicius's mechanism, though I believe these may be after the printed books. Slide. By the 16th century, publishers were well aware of both the benefits and the failings of publishing with interactive components. Prolific Swiss author, professor, and publisher Sebastian Munster spelled out these fears in a 1528 pamphlet accompanying his new Sun instrument, a wall map now only surviving in the University of Basel. He stated what this instrument needs. To first, lay the glue saturated instrument on a paper or cloth so the circular outlines are continuous. I have particularly decided that I do not want to use movable disks or dials, which one can turn around because they are unreliable. Now, what would be the best way of keeping the dials in place? Slide, please. These modest woodcut squares, measuring about a centimeter and a half per side, were found in a book at the Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel. They are, in fact, the covers for the verso of the knots for Volvelles, and a very much integral part of the book they came from. These particular examples belong to a thick astronomical text, Giovanni Paolo Gallucci's 1605 Coelestium Corporum, in which they were found as loose sheets in 2011. They were meant to go inside the blank squares reserved within the text on the verso pages of the book, corresponding to over 50 Volvelles and similar dials requiring threads. An incomplete subset of 42 covers were found in the book and never used. Yet, this specialized interactive printmaking technology did not start out on such an ambitious scale, but instead rather gradually. Slide. The inception of this protective measure may have been inspired by a well-known 16th century figure interactive books, Peter Appian. A later Antwerp edition of his famous 1524 Cosmographia, which you can see here at the Newbury Library, not only has the knot covers, but a movable sundial shown even includes a rare instance of the original lead weight on the other end of the index string. On the left appears the verso of the page, which in leaving a wide berth for the knot, also anticipates the addition of the woodcut cover, and in doing so, avoids concealing text. The rosette may be applied in any direction, much like the string it helps affix permanently. Next slide. And you can play the video. Appian's terrestrial Volvelle was seen in motion earlier. This one from the same book, Charting the States of the Moon, updates Regiomontanus's lunar dial with cutouts revealing nocturnal changes below. So there are updates to the technology constantly. Next slide. Oh, there we go, that was the video. Thank you. Next slide, yeah. While the five small Volvelles of the Cosmographia were already influential, there are an overwhelming over 30 Volvelles and instruments with index strings included in Appian's imperial 1540 masterpiece, the Astronomicum Caesareum. It was unquestionably one of the largest and most luxurious books with Volvelles. Rather than bearing lead weights for its most impressive editions, the index threads were silk with seed pearl sliders. With up to six layers, many of the Volvelle components are attached to the front of the page, but none of the illustrations appear to have included a woodcut cap to cover the strings sewn all the way through. Instead, they were summarily glued to the verso of the page with little space left in the letterpress to accommodate them. This Beinecke copy was, as usual, colored and assembled in the workshop before sale. Slide. Here is how it looked without color in the single completely black and white proof edition now in Munich. And another detail, next slide. While they might attempt its dials or Easter calendar, it was simply much too complicated for nobles or any other purchaser to put together on their own. The book's full page elephant folio size Volvelles with multiple layers represented an ambitious project for any workshop
and one that gained Appian a knighthood and permanent employment. Next slide. Now, back to the flaps. The infamous Pope Devil flap Protestant propaganda I showed earlier in its do-it-yourself version helped inspire my ongoing study of the Renaissance pop-up book, as your historian Robert Scribner once featured a rather indistinct black and white photograph of it in his For the Sake of Simple Folk. The fact that the subterfuge of the papal upper flap features illumination with saturated pigment and gilding suggests that its German owner or seller wanted to emphasize the contrast between the mask and the true nature of the pontiff in as dramatic a fashion as possible. Note the darkening of the paper on the underside of the flap. I did not have access to a densitometer like Catherine Rudy, but evidence of use similar to the kisses and touches of medieval manuscript illumination also abounds in interactive prints. Next slide. Slide. Thank you. There are more than visual similarities between these fantastical works of propaganda and the anatomical didactic broadsides being produced during the Protestant Reformation. They make a similarly bold use of color, and their liftable flaps dramatically reveal the inner workings of the human as well as the demonic. While the authors, artist, illuminator, and publisher of the Pope is the Devil broadside understandably remained anonymous, the Strasbourg artist and publisher Heinrich Vogter set off a trend of these large-scale woodcuts with internal color coding and a hint of the post-lapsarian fate of man when a female and male mannequin were sold together. Italian, French, and Dutch variations abounded soon thereafter, many showing Eve with an apple, an Adam with a skull, or a serpent to reinforce the connection of forbidden internal knowledge with death. Slide, please. The Beinecke installation also included a group of erotic and emblematic entertainments from the 17th century, some mainly intended for the eyes of men, others willing to accommodate women. While some of the Valvel books published by the 16th and 17th centuries offered fortune-telling games and occasionally supplied a separate set of answers for women and children, by the end of the 17th century, there would be games for the ladies as well. The two books on the right are Pietro Bertelli's 1589 Habitus Nuptianum Diversarum with the Venetian courtesan seen earlier, and Georg Philipp Hartstorfer's literary puzzle-filled Frauenzimmer Gesprächsspiele of 1644. Numerous copies of Bertelli's elaborate Venetian costume book survive, several with distinctive signs of wear in the disappearing ink on the edge of the courtesan's skirt. And it was definitely very influential in its day. Slide. Slide, please. Yeah, thank you. The excerpted impressions of the prints from a private German collection here are one of the several sets of albums where the costumes were kept separately, in this case by the 17th century princes of Waldburg Wolfegg. Approximately a dozen other prints in Wolfegg albums have or once had flaps, emphasizing their availability and interest for the discerning collector, although they are rarely grouped together by format rather than theme. Slide. Closer to the publication of the Bertelli costume book, a hand-drawn copy survives in the autograph album in Wolfenbüttel of the 19th century old merchant Philipp Heinhofer when he was visiting Cologne in 1597, which not only copied the outer image, but also the flap. The undergarments differ slightly from the masculine trousers revealed by the Bertelli book illustrations. I'll go back one. But the exaggerated chopin stilts remain. Heinhofer would later act as the purveyor of cabinets of curiosity and the books that laid the groundwork for the Herzog August of Braunschweig and Wolfenbüttel's important library. Next slide. The Habitus prints themselves may be derivative of another set of prints by the Bertelli, showing the prowess of the Venetian courtesan class. In a series known only in its entirety as New York Public Library, but also partially in Wolfegg, a much larger group of engravings situates their lovely subjects in various places, by a lagoon with a cupid, lounging in gondolas or carriages with their procuresses or clients. Slide. So you can see underneath here. Whisking away the outer flaps shows illicit gambling, embraces, even a comely lass, next slide, riding her aged suitor as a mocking allusion to the courtship of Phyllis and Aristotle. Slide, please. You can see that on the right.
The switch between the outer beast of burden and inner besotted swain is much more humorous than a related final print showing the revelry of carnival while casting the courtesan's vanity in the light of her morality. This delicious buffet of wily feminine charms was no doubt even more intended for the eyes of their male pursuers. And yet the New York Public Library set was preserved in a different context in a sammelband entirely of Bertelli family publications, with a book of Donato Bertelli maps dating to 1578, and an even earlier costume volume from 1563 by Ferrando Bertelli that served as a partial model for Bertelli's habitus itself. Slide, please. The unequal pairings brought about by commerce also had an echo in Northern publications around this time. An extremely rare survival is a copy of Theodore Debré's Book of Emblems for Nobles of 1596, one copy of which was given to Herzog August on his 17th birthday and inscribed on this very page. Here is the only exemplar I have located with the barrel flap intact, which unfortunately did not belong to August and is now in the Getty Research Institute in Los Angeles. There may be allusions to subterranean bordellos and the wine barrel couplings of adulterous wives in the Decameron, but in this instance, the courtesan remains clothed and has set up her business al fresco. The emblems warn against the inappropriateness of her relations with such an older gentleman, especially when there are virile soldiers awaiting their turn. Slide. Like the large-scale Bertelli courtesan flat prints, however, Debré may have taken the conceit to a larger format as well, considering its popularity. In this unique impression of an unsigned engraving in Wolfegg that I attribute to Debré, the setting is a basement barrel and the cast of characters is even less demure. The soldiers extract the elderly client with gusto as a dog on the stairs barks its approval. Slide. Slide, please. The text at right mentions not only that the woman waiting inside is a prostitute, but that she is wiping off the sweat from her previous in-barrel exertions. Books and prints like this one, like a printed version of Heinhoffer's friendship album of the same moment, were meant to initiate playful discussions for audiences, even if their attitudes towards women were hardly empowering in modern terms. Next slide, please. But flaps could be well attuned to current events as well as mores. For instance, the sudden devastation of the Swiss mining town of Plours. It was entirely demolished in September 1618 by a rockslide, inspiring the immediate production of some five Swiss, Italian, and German interactive broadsides. Nearly all 1,500 Plours inhabitants were killed in a cataclysm with no recent historical precedent. This 1619 sheet, now also at Wolfegg, was printed in Nuremberg relatively quickly in response to a Swiss example. Another soon appeared in Strasbourg. In pristine condition, it allows the viewer to blot out all but a handful of churches and wine cellars outside the main town with a flap. The cinematic nature of the experience is indicated by the swiftness of the disaster, described in almost all accompanying publications as happening in the blink of an eye. Not only does the flap permit a before and after glimpse of the event, it allows the viewer to reenact the disaster almost as if theirs were the revengeful handful of God. As in most disaster broadsheets of the time, the text made making a devotional example of a too wealthy, if not impious, perhaps even too Catholic population. For as several pamphlets maintained, the churches that were soon flattened to the point that no spires were visible had once been very expensively decorated. Slide. Another impression recently acquired by the Newbery Library is missing most of its flap, excepting the fragments of engraving at the upper left and a dot of red wax meant to keep it in place on the right. In both the Wolfegg and Chicago sheets, the flap was never perfectly aligned to the dotted perimeter of the disaster clearly indicated on the underlying print. The fact that the latter made it through the antiquarian book trade without being recognized as a flap print turned the sheet into a different sort of monument, one showing only the Garden of Eden before the fall, with ornamental gardens, vineyards, and chestnut trees throughout. Indeed, the text says that a survivor was stealing a peach from one of these gardens at the time of the rockslide, when the blast knocked him off his feet, out of his shoes, and abruptly ended his feast. The living landscape still bears the letterpress story below, but the overzealous use and removal of the Newbery flap
despite earlier efforts to preserve it, succeeds in erasing, or perhaps just delaying, the story's inevitable end. Slide. While flat broadsides of disasters hardly constituted fine literature, as we have seen, their survival was aided by being collected in albums by the nobility, including Philipp Heinhofer's Braunschweig patrons. They were also members of a literary group intent on standardizing the German vernacular, the so-called Fruit-Bearing Society. A highly active member, Georg Philipp Harsdorfer adopted the flap in an extremely self-aggrandizing way in keeping with his society's love of emblematic imagery, which he uses to open his Frauenzimmer Gesprächsspiele, which we saw already earlier. He sets the stage on Mount Olympus, surrounded by muses. His society, unbeknownst to the viewer, a portrait of Harsdorfer himself is hiding under a rich tapestry flap. His society nickname, Der Spielende, or the player, completes the introduction. The fact that he positioned himself under this movable flap suggests he took that title quite seriously and seeded the volumes of this 8-volume set with poetry, music, and visual jokes. Slide, please. Especially impressive are the Archimboldesque portraits of a man made almost entirely out of books and another built out of playthings. Backgammon, board arms, dice for eyes, and tennis racket ears. This likely makes up yet another covert self-portrait. Although they were not society members, these playful anthologies, were in fact read by the women or Frauen of the Frauenzimmer, including some of the Braunschweig family matriarchs, and they frequently appear in images throughout the text. Encyclopedic as Harsdorfer's efforts were to start reaching female audiences, it was his publication of the multi-volume work by the professor, mathematician, and linguist Daniel Splinter that further suggested Harsdorfer's interactive ingenuity. Slide. Here is his Poetisches Trichter, a multi-layered dial meant to teach readers about the beauty of the German language by constructing the words syllable by syllable. In the uncut Newbery copy, there are two consecutive impressions of the engraving branded with GPH, his initials, at the center. The instructions below the first unnumbered page, labeled to the bookbinder, explicitly mention that the image must be cut out and divided into 5 rings and affixed to 5 paper dials of the corresponding size, then attached to each other so that one can turn each ring individually. And when this has come to pass, you must strengthen the entire object with cardboard. So next slide. In the Beinecke Library example on the right, the dial was constructed in precisely this manner, and contemporary marginal notes suggest it was even used. In the process, however, the outer frame of 4 hands has been pasted in upside down. This mishap does not affect the functionality of the device, but further emphasizes the mobility of its internal parts, as does the hand with a compass drawing a circle in what was originally the upper left. The vignette labeled Durchstehen Fleiß, or with diligence, of a hand holding a peacock feather quill pen underscores the hands-on nature of the exercise, whether constructing the dials, turning them into customarily composite German words from a whopping 48 4 syllables, 60 beginning and rhyming letters, 12 middle and 120 end letters, and 24 after syllables. Finally, the hand holding the peacock pen would presumably write the complicated words down. The concluding vignette, in which the hand holds a victory wreath, literally brings the prize of understanding the device and the vagaries of German. From this paper instrument alone, it is clear Harsdorfer believed in the power of language to convince as well as to entertain. In this, he is perhaps not so far from the musings of Raymond Lull 400 years earlier, who thought that his great art would systemize conversion of all unbelievers to Catholicism via the machinations of his versatile Volval. To conclude, one more slide. The novelty and ingenuity of early modern interactive printmaking left an indelible impression on publishing that has never entirely gone away, even as audiences eventually expanded to include children. Lull experienced a modest revival in the 18th century when this luxurious history of his life and reprints of his work was conceived
around 1721 in a massive set of 8 folio volumes, color printed in black, blue, green, red, and yellow. Only a few of the volumes were ever brought to completion, however. The volvels were left unconstructed in the Newbery copy, while other diagrams assumed similarly interactive functions, though without moving parts. In its grandiosity, the book includes the adoption, at long last, of the triangular tables you see at the right that overflow the text block as flaps. They do this very much in the way Matthew Paris's manuscript maps extended the page back in the mid 13th century, giving Lull in the end both printed volvels and flaps. Truth in publishing, like any other area, was malleable, and regardless of their scale, Lull's objective truths may not have convinced his 18th century readers, in fact, if they ever did. The legacy of his self-titled Great Art, however, remained in its insistence that readers turn the dial and repeatedly attempt for themselves the acts of revolutionary conversion, memorization, and remembrance. It made the reader of any movable book an artist, especially if they had managed to construct the diagrams themselves. Thank you. Thank you, Susanne. Thank you for this, your insightful and fascinating paper. Thank you so much. And now I give the floor to Simonetta Buteau and Flavia Bruni. And Simonetta Buteau, dopo aver diretto la Biblioteca Universitaria di Genova, la Biblioteca di Storia Moderna e Contemporanea di Roma e la Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele III di Napoli, dal 2015 dirige l'ICCU, l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche. Nel 2018 è stata insignita del premio Giambattista Gifuni per la diffusione del libro e della lettura. Flavia Bruni è bibliotecaria all'Istituto sempre per il Centrale per il Catalogo Unico, dentro l'ICCU, ed è Honorary Research Fellow in Book History presso la School of History della University of St. Andrews. E, ambedue terranno una relazione dal titolo Una base dati speciale per i libri animati. Bene, prego Simonetta. Allora, mi sentite? Sì, perfettamente. Allora, grazie intanto per la presentazione. E ricordo anch'io che lo scorso anno ho accolto con grande piacere ed entusiasmo la proposta di Gianfranco Crupi e Pompeo Vagliani di partecipare al convegno internazionale che avevamo previsto per fine febbraio, proprio dedicato a questi oggetti speciali che sono i libri animati, movable books, interactive books, appunto affascinanti manufatti ancora non molto studiati, come diceva prima Gianfranco Crupi, i quali, sia pure da punti di vista in parte diversi, stanno particolarmente a cuore a chi lavora nelle università italiane o straniere o svolge comunque attività di ricerca scientifica, e sia stanno a cuore anche a chi, come l'istituto che io rappresento, l'ICCU, l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane, ha il compito di fornire servizi informativi sempre più aperti e tecnologicamente avanzati, ricchi di contenuti, a un'utenza che non può più definirsi prevalentemente nazionale, ma che anzi, almeno a partire dagli ultimi 15 anni, ha assunto caratteristiche globali. Il piacere di incontrarvi e l'entusiasmo per il tema, nonostante le difficoltà di quest'anno terribile, non sono venuti meno e anzi, se possibile, si sono alimentati grazie al piacevole ricordo della visita all'edizione romana della bella mostra Pop-up Scienza Gioco, Arte e Gioco nella storia dei libri animati, dalla carta alle app,
che Gianfranco Crupi, memorabile nostra guida quel giorno, ha curato insieme a Pompeo Vagliani per l'Istituto Nazionale della Grafica Via della Stamperia. Purtroppo non siamo riusciti a visitare la mostra torinese alla Fondazione Tancredi di Barolo e a vedere da vicino la più importante collezione italiana di libri mobili. Il ricordo rimane inevitabilmente, il nostro ricordo rimane inevitabilmente ancorato ai magnifici esemplari esposti a Roma, con l'intento di illustrare la storia del libro animato antico e delle sue applicazioni scientifiche, con la certezza di avere ancora molto da vedere e da conoscere in tema di libri animati più moderni, con le loro multiformi espressioni dell'inventiva cartotecnica che invece erano stati esposti a Torino. Durante i nostri incontri comunque con Gianfranco Crupi nella nostra sede dell'ICCO abbiamo sviluppato la convinzione che il nostro istituto, la cui principale missione consiste nel coordinamento delle basi dati bibliografiche di interesse nazionale, potesse farsi parte attiva dell'idea di avviare un dialogo a più voci che eviti o almeno riduca il rischio di procedere in ordine sparso, ognuno per sé all'insaputa degli altri, nel censimento e nel recupero di testimonianze tanto importanti del nostro patrimonio culturale. La frammentazione che caratterizza ancora oggi buona parte delle basi dati prodotte nel mondo accademico, non solo italiano, e da importanti istituzioni culturali diffuse su tutto il nostro territorio, impedisce di fare fronte a pieno, come vorremmo, alle grandi sfide sociali che la nostra epoca ci pone davanti e che richiedono invece una efficiente condivisione di dati e un approccio multidisciplinare basato sulla partecipazione di una pluralità di soggetti. Nonostante se ne parli molto, la condivisione dei dati ancora oggi sta ostacolata da una scarsa cultura in materia di software open source, sia con codice sorgente liberamente accessibile, e di protocolli di interoperabilità, oltre che dal proliferare di infrastrutture di dati suddivise per settori scientifici, per modelli di governance che adottano ovviamente politiche di accesso, di archiviazione e di presentazione, spesso assai diversificate. In questi ultimi anni l'ICCU, per quanto di sua competenza, ha cercato di indirizzare le politiche pubbliche verso la diffusione dell'open source e dei requisiti di interoperabilità dei prodotti tecnologici, soprattutto se realizzati con finanziamenti pubblici, per garantirne proprio la più ampia diffusione, la sostenibilità e la durata nel tempo. Il contributo che l'ICCU può offrire alla vasta rete di istituzioni diverse che gestiscono o possiedono straordinarie testimonianze storiche da tramandare ai posteri si concentra dunque in primo luogo sulla messa a disposizione di servizi di interesse nazionale ispirati da una forte componente cooperativa, aperti e tecnologicamente avanzati. Piattaforme nazionali solide per l'accesso a una grande quantità di informazioni anche di tipo diverso dal libro. Da tempo il Servizio Bibliotecario Nazionale, SBN, è ben di più di un database solo bibliografico. Grazie alla flessibilità del sistema e alla lungimiranza delle nostre regole di catalogazione, le REICAT, regole italiane di catalogazione, sono infatti presenti in base ai dati varie tipologie di materiali non librari, carte, stampe, fotografie, cartoline, risorse audio e video, mostre virtuali, materiali archivistici, oggetti d'arte e perfino scimeli, che come tutti sappiamo sono parte integrante della stratificazione delle raccolte delle biblioteche e degli istituti di cultura italiani. Fra le attività ritenute prioritarie negli ultimi anni sono da annoverare sicuramente la politica dell'accesso libero ai dati e il loro riuso, anche attraverso modalità di esposizione di dati che consente di collegare i dati fra di loro, e l'integrazione della componente bibliografica con quella digitale, tramite un semplice link dalla scheda di catalogo alla risorsa digitale, che diventa quindi consultabile direttamente a partire dal catalogo.
In questo contesto si è evidenziata anche l'esigenza di una razionalizzazione dei servizi bibliografici nazionali e un arricchimento del nostro catalogo collettivo, che è appunto di SBN. E quindi in una logica di sistema, l'inclusione nel catalogo di materiali diversi dalla tradizionale forma del libro e l'integrazione di tutte le informazioni con le risorse digitali disponibili ha comportato lo sviluppo di un progetto che abbiamo chiamato Sistema di Ricerca Integrato, che verrà presentato al pubblico prima dell'estate e che consentirà di interrogare contemporaneamente e congiuntamente SBN e le altre basi dati specialistiche gestite dall'ICCU, integrando i risultati con le risorse digitali presenti in Internet culturale. E il tutto attraverso un portale di nuova concezione che abbiamo chiamato Alfabetica, che consentirà al pubblico di navigare in libertà e anche in modo nuovo attraverso record di catalogo e risorse digitali provenienti da diversi database, anche esterni alla, all'insieme gestito dall'ICCU. Gli obiettivi prioritari di tale infrastruttura sono costituiti da una parte dal superamento della frammentazione e della pluralità degli strumenti per l'accesso all'informazione, conseguenti alla presenza di piattaforme separate. Dall'altra parte dall'avvio di un processo di fruizione multimediale dei dati bibliografici e dei contenuti digitali. E dunque proprio a partire da questo nuovo progetto dell'ICCU che si è sviluppata una nostra proposta di procedere alla costruzione di una base dati di censimento dei libri animati, proprio a partire dalla ricca collezione di Pompeo Vagliani, che senza rinunciare a descrivere la particolarità degli esemplari e la complessità delle forme che rientrano nella loro descrizione, consentirà una lettura e una fruizione di questi straordinari oggetti anche a un pubblico più vasto, grazie alla sua interoperabilità con il catalogo, con il nostro catalogo nazionale. E per la descrizione di questa nostra proposta io lascio volentieri la parola a Flavia Bruni e vi ringrazio per l'attenzione. La realizzazione di una banca dati sui libri animati è l'obiettivo di un progetto condiviso che vede la collaborazione tra l'Università di Roma La Sapienza, la Fondazione Tancredi di Barolo e l'Istituto Centrale per il Catalogo Unico delle Biblioteche Italiane e per le Informazioni Bibliografiche, l'ICCU. La particolare architettura del catalogo collettivo SBN e soprattutto la filosofia di cooperazione che ne è alla base costituiscono la premessa fondamentale anche per la realizzazione del progetto pop-up. Come già accennato nella prima parte di questo intervento, SBN si articola su una struttura definita stellare, in cui le biblioteche partecipano al catalogo collettivo tramite dei poli che comunicano con l'indice. Alla base di questa struttura è l'idea della catalogazione partecipata. Grazie a questo sistema, ogni manifestazione o edizione viene catalogata una sola volta dal primo catalogatore che si imbatte nella risorsa. Di conseguenza, ogni notizia bibliografica descrive una singola manifestazione, o edizione nel nostro caso, ed è univoca, evitando in questo modo la duplicazione di notizie bibliografiche che descrivano la stessa edizione. Ciascuna edizione viene poi localizzata, ovvero alla descrizione di ogni edizione si collegano le singole copie disponibili nelle biblioteche che aderiscono al sistema. L'adozione di questo sistema, implicito nell'adesione a SBN, comporta evidentemente una serie di vantaggi. In primo luogo per gli utenti, che visualizzano tutte le copie elencate insieme sotto alla manifestazione identificata come oggetto del proprio interesse. Allo stesso tempo questa procedura semplifica e velocizza il lavoro di catalogazione, in quanto il catalogatore, una volta identificata nell'indice SBN la notizia bibliografica corrispondente alla risorsa che sta catalogando, si limita a catturare la notizia, per così dire, eventualmente migliorandola se opportuno, e a collocare il proprio esemplare. In questo senso il catalogo partecipato SBN risponde alla funzione dell'ICCU di incoraggiare la cooperazione tra biblioteche, favorire l'interscambio dei dati e sviluppare un ambiente di lavoro condiviso per la descrizione bibliografica, semplificando il lavoro dei catalogatori con l'obiettivo fondamentale di promuovere l'accesso alle risorse delle biblioteche di tutta Italia.
Il progetto Pop-Up, nato da una riflessione condivisa che ha tenuto conto da una parte degli obiettivi della Fondazione Tancredi di Barolo con il supporto scientifico della Sapienza e dall'altra delle funzionalità di SBN, prevede dunque lo sviluppo di una banca dati che sia autonoma ma comunicante con l'indice SBN tramite il Polo Regionale Piemonte, TOZERO, configurato a livello gestionale come un OPAC di polo. Al centro del progetto è la valorizzazione delle rare edizioni di libri animati possedute dalla Fondazione Tancredi di Barolo, peraltro già partecipante a SBN. Ciò consentirà di beneficiare dei vantaggi della catalogazione partecipata già visti poco fa, in particolare per quanto riguarda l'adozione di un modello descrittivo compatibile con lo standard Unimark e l'adesione al Polo Regionale Piemonte, TOZERO, che si serve del software gestionale SBN Web fornito gratuitamente dall'ICCU, consentirà inoltre di limitare i costi del progetto in quanto non sarà necessario sviluppare un software apposito per la catalogazione, risparmiando quindi sui relativi costi. La catalogazione di questo fondo, unico nel suo genere per le caratteristiche e la rarità del materiale conservato, lungi dall'essere solo un'iniziativa di valorizzazione di una singola collezione, potrà invece trasformarsi in un'occasione di riflessione sulle modalità di descrizione più idonee per questo tipo di materiale. Nell'inserire nell'indice SBN nuove notizie bibliografiche o catturare quelle già presenti, i catalogatori potranno infatti concentrarsi sulla descrizione delle particolarità delle edizioni con parti mobili, migliorandone la qualità e il livello di dettaglio, soprattutto tramite l'arricchimento dell'area delle note con l'adozione di una prassi e di una terminologia specifica finora lacunose e poco uniformi a livello nazionale. Di questo innalzamento qualitativo delle descrizioni presenti in indice e consultabili tramite l'OPAC SBN, beneficerebbero tutte le biblioteche che hanno una copia di quell'edizione e tutti gli utenti del catalogo collettivo. In una fase successiva, il progetto Pop-Up si propone di diventare un catalogo repertorio potenzialmente esaustivo delle edizioni con parti mobili tramite l'inserimento di descrizioni relative a edizioni presenti in altre biblioteche, anche straniere, che si aggiungeranno a quelle risultanti dalla catalogazione delle risorse possedute dalla Fondazione Tancredi di Barolo. Nel catalogo online della banca dati Pop-Up sarà quindi possibile gestire descrizioni bibliografiche di edizioni conservate in biblioteche non aderenti a SBN che confluiranno nell'indice SBN tramite il polo TOZERO. I dati immessi saranno dunque consultabili su diverse piattaforme, ognuna con diversa prospettiva e scopo. Il catalogo online della biblioteca della Fondazione Tancredi di Barolo, quello del Polo Regionale Piemonte, che risponde alle necessità di un bacino di utenza più ampio, quello dell'indice SBN, che raccoglie le informazioni bibliografiche di tutto il territorio nazionale, ma soprattutto un catalogo specialistico per il censimento dei libri con parti mobili, accessibile tramite un sito web dedicato. Su quest'ultimo sarà eventualmente possibile arricchire le descrizioni di ulteriori informazioni e dettagli, in aggiunta a quanto inserito nella scheda di SBN, predefinendo dei campi con termini controllati per l'importazione e ontologie specifiche per lo sviluppo del motore a faccette, definendo uno specifico profilo dati che tenga conto di standard internazionali a garanzia dell'interoperabilità. In ciascuna di queste piattaforme, le notizie bibliografiche potranno contenere link a digitalizzazioni parziali o complete delle risorse, ospitate su siti o tech esterne, quali per esempio il sito della Fondazione Tancredi di Barolo o di altre biblioteche, Digilab, Sapienza o altro. Tutti questi dati potranno poi contribuire ad arricchire il nuovo portale attualmente in costruzione Alfabetica, di cui ha parlato prima il direttore, consentendo a questo progetto di uscire dall'ambito degli specialisti per raggiungere un pubblico ancora più ampio e variegato. In attesa di potervi mostrare prossimamente i risultati di questa collaborazione che crediamo, speriamo, darà buoni frutti, accoglieremo con piacere eventuali indicazioni e naturalmente tutte le domande che vorrete porci. Grazie. Beh, grazie a voi, grazie Simonetta, grazie Flavia. Thank you so much Simonetta and Flavia for this important project. The creation of a special database that is so important for us. And now we move
We move on the third speaker, Andrea De Pasquale. Andrea De Pasquale è stato direttore della Biblioteca Palatina di Parma, della Biblioteca Nazionale Braidense di Milano, della Biblioteca Nazionale Universitaria di Torino e dal 2014 dirige la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma. È autore di diverse pubblicazioni, e non ultimo ricordo La fabbrica delle parole, che è un colto e molto ben documentato, diciamo, trattato di bibliologia. Lui oggi interverrà con una relazione dal titolo La catalogazione dei libri antichi con parti mobili, problematiche descrittive e terminologiche. Cataloging antique books with movable parts, descriptive and terminological problems. A te, Andrea. Bene, buon pomeriggio a tutti. Anch'io mi associo ai ringraziamenti verso i colleghi Pompeo Vagliani e Gianfranco Cruppi. Anch'io ricordo con grande emozione la visita alle mostre sia della grafica, all'Istituto della Grafica, sia a Torino, e ricordo anche la dotta visita che il professor Vagliani mi fece fare proprio alla mostra di Torino, anche in riferimento alla partecipazione della Biblioteca Nazionale Centrale in qualità di ente prestatore all'importante momento espositivo. Devo dire innanzitutto che questo mio intervento ha un carattere esclusivamente interlocutorio, non ha le pretese di generare delle regole né di modificare delle norme. Altri istituti, in particolare l'istituto che mi ha preceduto, hanno questo compito. Il mio intervento punta sostanzialmente a suggerire spunti e riflessioni in relazione alla descrizione dei libri antichi con parti mobili e a offrire alcune soluzioni. Come già stato ampiamente detto, la problematica è molto complessa e varia e occorrerebbe prendere in analisi un'ampia casistica di tipologie documentarie al fine poi di generare delle regole. Anche se oltre alla biblioteca del Musli dobbiamo riconoscere che non esistono delle collezioni specifiche in Italia e quindi risulta particolarmente difficile soprattutto avere contezza dell'ampia rosa delle possibilità di come si presentano i libri con parti mobili nella storia del libro. Nel corso però della partecipazione della Biblioteca Nazionale alla mostra di Pompeo, curata da Pompeo Vagliani e Gianfranco Cruppi a Torino, è stato possibile realizzare un censimento di tutte le pubblicazioni con parti mobili della Biblioteca Nazionale, esaminare tutti gli esemplari, individuare le casistiche e soprattutto anche confrontarle con altri libri con analoga tipologia e con tecniche di realizzazione simili presenti nelle altre biblioteche romane. È stato quindi così possibile avere contezza di un'ampia rosa di tipologie che hanno permesso di soffermarci sulle problematiche descritte. Come già stato ampiamente detto, il primo problema è proprio la mancanza di standard specifici. Dobbiamo dire che la guida alla catalogazione in SBN del libro antico non considera i libri antichi con parti mobili, non esistono esempi dettagliati, non esista delle note delle informazioni che si riferiscono a questa specifica tipologia di libri antichi e anche manca, come già stato ampiamente detto, un vocabolario controllato, un glossario internazionalmente riconosciuto che definisca in maniera univoca le casistiche di libri antichi, anche per integrare le pagine
delle RECAT, delle regole italiane di catalogazione per autori, in riferimento alla designazione specifica del materiale. In più, anche per quanto riguarda le note, che sono l'area che, dove maggiormente è data la possibilità di illustrare le specifiche di un'edizione che non trovano altro posto nelle altre note descrittive, necessiterebbero di un vocabolario controllato e di una descrizione in maniera univoca a fronte della stessa tipologia documentaria. Quindi il problema terminologico e il problema di regole risulta immediatamente evidente. In più, dobbiamo anche soffermarci sul fatto di come possiamo considerare questi libri con parti mobili, anche e soprattutto in relazione al fatto che molti di loro, di essi, hanno un aspetto che si associa molto di più a un'opera grafica piuttosto che a quello di un libro vero e proprio. Cioè, in molti casi prevale la caratteristica storico-artistica rispetto a quella di carattere bibliografico. E quindi tutto ciò si riverberà anche sulle modalità descrittive. Cioè, si tratta quindi di oggetti bibliografici, cioè l'approccio che deve essere tenuto verso queste pubblicazioni, questi oggetti, deve essere di carattere bibliografico, cioè occorre applicare degli standard che sono per noi di discendenza dagli standard di descrizione bibliografica internazionale, oppure dobbiamo far prevalere un approccio più di carattere tipologicamente legato all'oggetto artistico, facendo riferimento al fatto che spesso questi materiali hanno un'ampia prevalenza di grafica sul testo, e quindi applicare altri standard che sono propri anche di altri istituti che si occupano di catalogazione di oggetti artistici. Anche perché spesso dobbiamo osservare che questi oggetti, questi libri, si trovano indifferentemente in raccolte bibliografiche e anche in strutture museali, dove appunto l'approccio è stato esclusivamente di carattere storico-artistico. Quindi un altro problema è proprio questo: di quale standard descrittivo applicare. Se analizziamo la base dati SBN, se proviamo a cercare la presenza di libri con parti mobili in SBN, antichi mi riferisco, emergono solo alcuni casi, soprattutto in relazione a campagne catalografiche indirizzate al censimento delle collezioni del XVI secolo delle principali biblioteche italiane. Ma se analizziamo i record che sono stati individuati, emerge fin da subito la mancanza di un linguaggio uniforme. Cioè lo stesso elemento descritto viene dettagliato in maniera difforme, mentre la tipologia di come si presenta è la medesima. In più, in alcune descrizioni è emersa la presenza del dettaglio dedicato alla tecnica di realizzazione, mentre in molte altre questo dettaglio è inesistente. Mi riferisco anche in particolare all'ampia presenza di libri con parti di volvelle, che sono indifferentemente citati come parti mobili o libri con parti sovrapposte mobili. Quindi l'idea è stata quella anche di cercare di vedere di come è possibile pensare a delle formule descrittive standard in relazione all'area 4,
all'area della descrizione fisica del materiale e all'area 5 delle note, con specifiche indicazioni relative alla consistenza con la tipologia di movimento come specifica ulteriore delle illustrazioni o delle tavole. Cioè l'idea è quella di dettagliare a seguire delle illustrazioni, dell'indicazione della presenza di illustrazioni, la tipologia di movimento e descrivere le parti mobili nelle loro tecniche di realizzazione e con eventuali altre specifiche nell'area quinta delle note. Ricordo anche che lo standard descrittivo della grafica quando viene applicato per una descrizione SVN prevede pure l'indicazione relativa al procedimento di realizzazione dell'opera stessa e anche alla presenza di colore. Dobbiamo anche stare molto attenti al colore, perché questi materiali spesso recano illustrazioni con colori e che devono essere compresi dal punto di vista se tale colore è stato apposto prima dell'uscita dalla bottega del tipografo e quindi prima dell'immissione sul mercato, oppure se questo colore è un dato successivo dovuto a una particolare attenzione da parte del primo possessore. Questo è particolarmente importante perché per quanto riguarda la catalogazione nostra italiana, un certo dato del colore editoriale fa parte delle informazioni proprie dell'edizione e quindi viene condiviso nella base dati di indice, mentre la presenza di colore come dato di esemplare esclusivamente è presente in relazione al numero di inventario del singolo item. Per quanto riguarda appunto i libri con immagini a disco o i libri a volvelle, che abbiamo detto essere di volumi di carattere astronomico, che contengono delle figure composte da dischi graduati, dette volvelle, di dimensioni differenti, che ruotano intorno ad un asse, costituendosi a tavola strumenti astronomici, permettono, come ben noto, perennemente in ogni luogo di trovare la posizione degli astri, di calcolare le distanze che li separano o di determinare la longitudine. Per tali libri la proposta è quella di indicare a seguire dell'indicazione dell'illustrazione la presenza delle volvelle. Consideriamo che sarà opportuno capire e definire chiaramente l'uso del termine volvelle o piuttosto quello di parti rotanti. Questo proprio per evitare delle duplicazioni oppure dei fraintendimenti terminologici. E mi pare anche veramente importante poter indicare, soprattutto nelle note, il fatto che le volvelle, la presenza di parti quindi mobili, insistano su tavole sciolte, cioè su tavole a parte, su carte di tavola esterne ai fascicoli, oppure se la presenza di parti mobili sia inserita su pagine che fanno parte della composizione dei fascicoli stessi. Questo non è un fatto da poco perché dà un'informazione interessante in relazione alle tecniche di fabbricazione che, come noto, e per quanto riguarda le tavole, prevedevano una stampa su altro torchio e quindi anche un trattamento parallelo indipendente dalla stampa a caratteri mobili. Altra cosa è l'inserimento di parti mobili su pagine con testo, che prevedevano quindi anche in certi casi il doppio passaggio sotto il torchio, nel senso che da un primo passaggio avveniva sotto un torchio tipografico e un altro sotto un torchio di carattere di calcografico. Un'altra casistica che è stata esaminata è stata quella dei libri con parti che si sollevano, i flatbooks, che
che presentano delle parti mobili che, se sollevate, causano una trasformazione delle immagini delle tavole o pagine su cui sono apposte. E questi ultimi recano infatti incollate con colla o cera delle parti stampate su fogli separati, ritagliate e fortificate con l'incollaggio di carte più spesse sul retro. Quindi la carta viene generalmente fortificata e poi assemblata in corrispondenza di determinate posizioni dell'immagine rappresentata, in modo da sovrapporsi, ingannando però la vista. E queste parti poi, come ben noto, sono sollevabili all'occorrenza, mostrando l'immagine originaria della tavola su cui sono ancorate. Bene, se andiamo a vedere appunto casi di questo genere in cui appunto ci sono parti che si sollevano mostrando la pagina sottostante. Bene, anche questa indicazione, questa casistica che va definita, forse potrebbe essere utilizzato la designazione di libri con parti che si sollevano esattamente, traducendo il termine francese livre avec image à voler, potrebbe essere risolta descrivendo questa particolarità sia nell'area della descrizione fisica, in cui appunto le illustrazioni sono accompagnate dall'indicazione che esistono delle parti che si sollevano, e poi il fatto che nelle note vi sia un dettaglio ulteriore che indica che vengono contenute delle illustrazioni anatomiche, ad esempio con parti che si sollevano, oppure una porzione della figura rappresentata che si solleva mostrando l'immagine sottostante. Le tipologie sono sì davvero varie, però è possibile raggrupparle, e quindi sicuramente anche al termine del censimento dei libri del Museli sarà possibile dettagliare delle note che possano ricomprendere tutte le casistiche delle edizioni con queste specifiche caratteristiche. Un'altra tipologia di libri con parti mobili sono i libri a linguetta, i libri a linguette, libri coupé o livre à languette, traducendo appunto un vocabolario francese, cioè di libri veramente con linguette, cioè si tratta di libri realizzati con una tecnica molto particolare. Il caso più emblematico è il caso del libro per fare una buona confessione, per prepararsi alla confessione, cioè si tratta di libri con una tecnica di realizzazione complicatissima. Bisognava quindi stampare ogni pagina con il verso bianco, tagliare a metà in media una decina di righe a pagina, poi montare le pagine retto contro verso, incollandole solamente nei margini. Quindi a incollare una striscia di margine a destra per accogliere le linguette. Vediamo appunto la striscia a destra in questo caso, che si vede appunto leggermente sollevata, proprio perché si tratta proprio di un pezzo di carta stampata, in questo caso anche con il fregio, che si va a incollare sulle due pagine a loro volta incollate, e di cui una ha queste linguette sollevate. Il caso è noto, si tratta di questo libro che serviva per chi si doveva fare una confessione, doveva confessarsi in chiesa, e quindi si preparava alla confessione sollevando le linguette in corrispondenza dei peccati da dover confessare, per poi riposizionarli al punto giusto per quando appunto la confessione era terminata, per tenerli a disposizione per la prossima volta. La descrizione quindi è difficile. Tra l'altro non pensiamo a dei libri molto rari, si tratta di libri di larga circolazione,
Ci sono state tantissime edizioni di libri di questo genere, perché sono libri di grande diffusione. Quindi la proposta è quella di individuare una terminologia che parli appunto di libri a linguette e di indicare al posto delle illustrazioni una specifica con linguette ritagliate e nelle note specificare che si tratta di un libro con linguette mobili da piegare a piacimento. Quindi riprendendo le norme descrittive che parlano appunto di indicare sì, una illustrazione specifica, di indicare l'effettiva denominazione dell'illustrazione specifica quando tale illustrazione è estesa per tutto il testo, quindi libri con linguette ritagliate. Scusa Andrea, hai ancora 5 minuti di tempo. Libri, ricordo ancora altre casistiche, mi riferisco ai libri con immagini a scorrimento, libri che hanno fissure ritagliate nelle pagine in modo che le parti mobili possano visualizzare determinate immagini o segni nelle finestre. Tecniche anche queste molto complicate che si possono risolvere dal punto di vista descrittivo indicando in corrispondenza delle carte di tavola la presenza di immagini a scorrimento e anche attraverso la descrizione nelle note dell'incollaggio di due carte con verso bianco a copie che una volta ritagliate con finestre permettono di vedere la carta che scorre. Le casistiche sono ancora varie. Mi chiudo ricordando ancora soprattutto il caso dell'Arlecchinade, visto che sono state già citate da Pompeo Valiani. Libri che si aprono e si chiudono, libri che si spiegano a tre dimensioni. È libri in metamorfosi, libri con illustrazioni che composti da due fogli di ugual misura e ogni foglio conteneva quattro vignette. E il foglio superiore veniva tagliato in otto, che in otto sezioni separate che incollate sui bordi mostravano la parte inferiore, accompagnate da alcune righe che spiegavano il movimento da fare. Quindi anche questo libro, anche questi libri si possono descrivere in un certo modo, indicando appunto il fatto che si sollevano le parti, dicendo che si tratta di un unico libro con parti che si sollevano con una descrizione più specifica all'interno delle note. Chiudo dicendo che una particolare attenzione deve essere posta anche all'esemplare. Gianfranco Cruppi ha parlato prima della presenza di varianti, occorrerà comunque definire che cosa intendiamo veramente per varianti. Cioè se si tratta di varianti di edizione, cioè se si tratta di modifiche effettuate alla pubblicazione all'interno della bottega tipografica per ragioni delle più varie, oppure se si tratta piuttosto di errori o di differenze relative al montaggio. Quindi forse alcune modifiche, alcuni differenze di aspetto che questi libri possono avere alla vista, forse sono relativi più che altro a modalità di forme, anche per errore, di montaggio dei libri stessi. Questo dovuto anche a problemi di legatura o al fatto che il legatore stesso che doveva montare la pubblicazione forse non l'ha effettuata correttamente. Tutto ciò è in linea anche con analoghi casi di problemi di legatura che toccano anche altri libri. Credo che sia anche veramente importante nella descrizione dell'esemplare quello di individuare le lacune delle parti mobili e anche di individuare la presenza di astucci. Non abbiamo detto che alcuni di questi libri possono avere degli allegati, cioè delle confezioni che conservano delle parti mobili
allegate. Quindi pure l'esemplare dovrà tener conto dell'esistenza di astucci editorialmente presenti e anche di individuare le problematiche conservative che sono dovute a danni causati da errate manipolazioni e per colpa di danni di carattere meccanico. Vi ringrazio. Grazie a te, Andrea. Thank you so much, Andrea. And now it's Annalisa Rossi Stern. Annalisa Rossi, adesso l'ultima relatrice, the last but not least. Annalisa Rossi è la direttrice della Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica della Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, l'ufficio regionale del Ministero dei Beni e delle attività culturali dedicato alla conservazione del patrimonio archivistico e librario. E diciamo che in questo ruolo la dottoressa Rossi è fortemente impegnata nella preservazione dei beni culturali. La sua relazione ha per titoli Libri animati, prospettive di tutela in movimento, dall'oggetto al patrimonio culturale, il valore della relazione. Movable Books, Moving Preserving Perspectives, From Object to Heritage, The Value of a Relationship. Prego. Grazie, buonasera a tutti. Good afternoon to you all. I speak in Italian, but anywhere, if some of you would have some particular interest in some aspects, I'll be here and I'll keep in touch with them to answer to any question. I libri animati, prospettive di tutela in movimento, dall'oggetto al patrimonio culturale, il valore della relazione. In via preliminare ringrazio per l'invito, ringrazio per aver mantenuto l'invito, anche se questo invito è nato quando ero ancora soprintendente del Piemonte e della Valle d'Aosta, e mentre adesso lo è il caro Stefano, che torno a salutare, che ha introdotto la sessione di quest'oggi e di intero convegno. Al momento ho la Lombardia, la Puglia e la Basilicata, ma lo puntualizzo perché ritengo particolarmente utile in questo contesto provare a mettere in trasparenza, a mettere in luce la connessione stretta fra gli approfondimenti in punto di ricerca, numerosi dei quali abbiamo avuto modo di ascoltare prima, e le pratiche della tutela a fronte delle previsioni normative su come si possa configurare la tutela di questi particolari oggetti che sono i libri animati. Abbiamo ascoltato nel corso degli interventi precedenti in diverse battute, sia nella fase introduttiva ma anche nell'intervento appena concluso da parte del collega Andrea, della Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, in riferimento a come di fatto la base di conoscenza dei nostri, di ogni ragionamento possibile in questo momento in Italia ma anche all'estero sul tema dei libri animati è ristretta, perché il posseduto dagli istituti statali e pubblici di oggetti di questo tipo è poco o comunque poco noto, perché poi il problema di quello che è noto, di quello che esiste, sta sempre su quanto dell'esistente sia davvero accessibile e catalogato. Bene lo sanno le colleghe di ICCU, tanto che il discorso, i temi sui quali oggi ragioniamo, si fondano sull'analisi sull'analisi e anche il progetto al quale faceva riferimento prima il collega di ICCU, partono proprio dalla collezione straordinaria in capo al Musli, che non a caso è il soggetto promotore di questa iniziativa e delle iniziative, chiamiamole collaterali, non in senso deteriore, ma semplicemente che sono intorno e che parlano con questa iniziativa. Ascoltavamo in uno degli interventi introduttivi molto di questo patrimonio potrebbe giacere, giace
negli archivi di prodotto delle case editrici che nel tempo hanno pubblicato libri di questo tipo, ed è un altro aspetto, ad un altro profilo da esplorare. Così come sappiamo che c'è poco di italiano, di pubblicato da parte delle case editrici italiane rispetto al panorama internazionale. Perché riprendo questi passaggi delle relazioni precedenti, che ringrazio? Perché di fatto si pone una questione di come interpretare la funzione di tutela bibliografica, se deve essere tutela bibliografica, rispetto a questo tipo di oggetto, attesa la sua complessità e attesa la contestualizzazione differente di fronte alla quale ci possiamo trovare quando cerchiamo questo tipo di oggetto, sia che lo cerchiamo in punto di tutela come soprintendenze che intervengono in diversi luoghi, il territorio in primis, ma anche gli uffici esportazione, ma anche le aste, il mercato antiquario e non solo, e oppure in punto di ricerca, come i colleghi che sono intervenuti sanno benissimo, quando si esplorano i patrimoni posseduti dalle biblioteche pubbliche, da collezioni private rese pubbliche, come nel caso del Musli, al fine di individuare gli oggetti di interesse. Come dire, slide per favore, come dire, è sicuramente un viaggio in Wonderland, un viaggio nel paese delle meraviglie, non soltanto per le ragioni di stupore che il tipo di oggetto attiva nell'interlocutore, nella persona che interagisce con quell'oggetto. La tutela è essenzialmente un tema di interazione, è un tema di come guardo e quindi come leggo e quindi come definisco l'oggetto, e al contrario, secondo un procedimento logico contrario, un processo analogo a quello che il ricercatore compie quando parte da un oggetto che è stato in qualche modo identificato e o catalogato, vedi gli interventi precedenti, per approfondire, per connetterlo in una rete di relazioni di significati con altri oggetti simili, ed è il tema della relazione introduttiva di quest'oggi. Andiamo alla slide successiva. È quindi una questione di sguardo che provocatoriamente, un po' così, in maniera generativa, ho voluto richiamare con questa immagine di Il falso specchio, nota opera pittorica di Magritte. Andiamo alla slide successiva. Alla base di ogni ragionamento possibile, quindi di tutela o di ricerca, di esplorazione o di definizione dell'oggetto libro mobile, c'è una necessità di definire le mappe concettuali con le quali arriviamo a individuare, quindi a definire, quindi a catalogare, quindi a valorizzare quell'oggetto. E sullo sfondo, neanche tanto sullo sfondo, c'è il tema della digitalizzazione, sul quale chiuderò, e la necessità di definire le relazioni fra l'oggetto e le mappe che lo rappresentano. Anche qui, in punto di metafora, richiamo alcuni esempi di mappe che rappresentano le ecumene tra manoscritti alto medievali, manoscritti basso medievali, la slide successiva, e esempi anche a stampa. Non sto qui ad entrare nel dettaglio perché i titoli potete leggerli, ma il concetto che vorrei far passare è che la mappa non è il territorio, e questo non l'ho detto io, ma nel caso specifico, per esempio, noi abbiamo immagini delle ecumene, sempre le ecumene, che in tempi diversi e a seconda di sguardi diversi e modelli, rappresentazioni diverse, mentali, di quell'oggetto che chi ha prodotto queste mappe aveva, hanno trovato un punto di caduta, una traduzione in oggetti differenti, che sono mappe, quindi oggetti archivistici, e torno alla tutela, sono oggetti bibliografici, sono tavole in Atlanti, o sono semplicemente, come nella slide precedente, se potessimo tornarci un attimo vi sarei grata, o sono semplicemente, come nel caso di questa prima immagine di mappa di rappresentazione delle ecumene in modalità TO, che si trova in tantissimi, ricorre nei margini di numerosissimi manoscritti
attraverso tutto il Medioevo, ma giù fino anche all'età umanistica e oltre, o semplicemente abitano come piccole immagini i margini di manoscritti, il cui testo richiamava quella, la necessità di utilizzare quel tipo di immagine. Quindi l'oggetto dell'analisi in punto di tutela e quindi di definizione del valore a fronte del quale quell'oggetto ha da essere attratto al patrimonio culturale o in punto di ricerca, cioè in punto di necessità di approfondimento delle caratteristiche, delle dimensioni di quell'oggetto, il ragionamento sta sulla relazione che c'è tra la rappresentazione mentale con la quale io arrivo ad indagare quell'oggetto e la natura specifica di quell'oggetto che avrebbe bisogno ulteriore di essere definita con uno sguardo il più possibile plurale, multiplo, per evitare poi di trovarci imprigionati in quanto legati all'utilizzo a prioristico di categorie esclusivamente bibliografiche e o esclusivamente artistiche per descrivere un oggetto che probabilmente magari sta non del tutto sotto quell'ombrello. E quindi la nostra difficoltà a definirlo, a descriverlo, a catalogarlo, a studiarlo, sta piuttosto nel fatto che abbiamo banalmente sbagliato le lenti. Andiamo alla slide successiva. Ancora. Ripartiamo dal codice. Partiamo, come sempre siamo abituati a fare, dal codice dei beni culturali del paesaggio, e cioè la norma. Quale previsione ci propone per consentirci di ragionare sull'oggetto libro animato e quindi in che termini ci consente di ragionare sull'oggetto libro animato? Ho richiamato l'articolo 3 del Codice dei Beni Culturali del Paesaggio, che definisce la tutela come le regole e l'insieme di quelle attività che si compiono su un oggetto definito culturale per garantirne, finalizzate a garantirne la conservazione e la consegna al futuro a fini di pubblico uso, in termini di accesso, in termini di fruizione. Andiamo alla slide successiva. L'articolo 10 del Codice dei Beni Culturali fa l'elenco, non esaustivo evidentemente, delle tipologie di beni culturali. In particolare, leggo molto rapidamente per richiamarlo alla memoria di tutti, ci sono i beni appartenenti a soggetti pubblici, quindi cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, eccetera, raccolte di musei, pinacoteche e gallerie pubbliche, archivi e singoli documenti pubblici, raccolte librarie delle biblioteche pubbliche. Fin qui poco male, perché se sono pubblici sono beni culturali di loro e non dobbiamo fare tanto relativamente, nel senso che dobbiamo preoccuparci di consegnarli al futuro, ma il tema della conoscenza, della descrizione, della catalogazione e del come mettere in luce il valore a fronte del quale essi sono beni culturali resta e non è poco. Andiamo alla slide successiva, e cioè all'intervento, alla individuazione del bene, sempre nel caso di specie, libro animato, nel novero, nella piattaforma dei beni culturali definibili ai sensi del codice. Siamo al comma 3, famoso, dico famoso perché è la Bibbia per chi fa il nostro lavoro, al comma 3 dell'articolo 10 del codice, nel quale si elencano i beni oggetto, i beni di proprietà privata, oggetto di individuazione, cioè quei beni sui quali la tutela, l'azione di tutela interviene con un procedimento che si traduce nel provvedimento finale di notifica di interesse, interesse che va qualificato coerentemente con le caratteristiche specifiche dell'oggetto. Le parti in rosso richiamano l'attenzione su alcuni passaggi specifici sui quali a seguire vi porto un esempio. Comma A, sono beni culturali individuabili come appartenenti al patrimonio culturale, quindi degni di notifica, le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico ed etnoantropologico particolarmente importante, di almeno 70 anni, come ci spiegheranno nel successivo comma 5. Se saltiamo un attimo alla slide successiva, vi ringrazio. No, ancora quella precedente. No, precedente. Quella successiva, quella che leggevo. Esatto, questa, grazie.
nel comma successivo si specificano quali siano le cose mobili e mobili di cui alla lettera A. Nell'elenco occorrono anche manoscritti, autografi, lettere, incunaboli, libri, stampe, matrici, carte geografiche, spartiti musicali, immagini, eccetera. Ritorniamo alla slide precedente. Grazie. Lettera B, archivi e singoli documenti che rivestono interesse storico particolarmente importante, collezioni di libri con di eccezionale interesse culturale, e poi c'è questa splendida lettera D che ci racconta che possiamo individuare come beni culturali le cose immobili e mobili che rivestono un interesse particolarmente importante per il loro riferimento, relazione con la storia politica, militare, letteraria, artistica e culturale o in virtù della loro natura di testimonianze dell'identità e della storia pubblica e religiosa dei contesti che li hanno prodotti. E qui mi fermo un attimo. Ora, il ragionamento sul singolo volume come potenziale oggetto di tutela, tutela della quale necessitiamo se vogliamo allargare la piattaforma di interesse e la base a partire dalla quale gli studi si compiano per comprendere di più l'oggetto specifico libro animato del quale stiamo discutendo, se stessimo soltanto alla sola lente di osservazione dell'oggetto bibliografico libro tradizionalmente inteso, potremmo utilizzare di queste previsioni del codice soltanto la lettera A con riferimento esclusivo ai singoli volumi più antichi di 70 anni che, come in altre parti del codice, poi si spiega meglio, ma qui non vi ammorbo con l'elenco di tutti i commi, che presentino caratteristiche specifiche di rarità e di pregio. E quindi con il riferimento al tema del pregio con riferimento all'edizione ma anche all'esemplare e di rarità con riferimento al numero di occorrenze di esemplari di quella specifica edizione, di quello specifico volume nel patrimonio nazionale. E torniamo sul problema dal quale siamo partiti. Se io non so di non avercene o comunque a me non sono noti e quindi non sono catalogati e quindi non li conosco, e la ricerca negli indici noti di quegli oggetti definiti soltanto ed esclusivamente come libri non mi porta informazioni tali da poter dire che ce ne sono e quindi non è il caso di allargare, come dire, l'interesse diventa non particolarmente rilevante perché quell'oggetto non è considerato abbastanza raro, stiamo perdendo un'occasione per allargare la piattaforma di conoscenza e di possibili ragionamenti, ovvero la piattaforma generativa della mappa della conoscenza dei libri animati, come nel caso di specie. Ma ne abbiamo tante altre di letterine in questo comma 3 dell'articolo 10 del Codice dei Beni Culturali. Abbiamo la lettera B che ci parla di archivi e di singoli documenti, abbiamo la lettera C che ci parla di collezioni, e abbiamo la lettera D che, introducendo quel meraviglioso concetto del valore della relazione, cioè del valore dell'oggetto individuato come bene culturale, in funzione della relazione in cui esso è con il contesto che lo ha prodotto, sposta completamente il tema della tutela e quindi dell'attività conoscitiva sull'oggetto finalizzata all'individuazione di esso e all'attrazione di esso all'ambito del patrimonio culturale, lo sposta sul tema della relazione, cioè lo sposta sul tema di come quell'oggetto viene percepito in quanto collocato in un contesto all'interno di una fitta trama di relazioni che ne connettono caratteristiche, senso, merito e caratteristiche fisiche con una serie di informazioni, con una serie di fatti a noi noti in quanto a loro volta frutto nei contesti di riferimento. Chiedo scusa, ancora 5 minuti al massimo. Grazie. Andiamo alla slide successiva, per favore. Ancora. Un esempio manoscritto assolutamente straordinario di come
l'azione di tutela esercitata con uno sguardo differente possa far emergere degli oggetti di straordinario valore, di straordinario significato, proprio ai fini di questo tipo di ricerche, ai fini dell'interesse del quale oggi qui discutiamo, è questo oggetto. Scorriamo anche le due successive, perché sono tre immagini diverse. Fermiamo? No, questa è l'ultima. Sì, possiamo fermarci qui, grazie. Si tratta di un libro manoscritto, composito, databile, localizzabile a Firenze, databile fra il 1580 e il 1608, che proviene da una collezione privata bergamasca, e si tratta del Trattato di Meccanica Ornato di Bernardo Buontalenti, che credo non abbia bisogno di tante presentazioni, pittore, scultore, architetto, esponente di punta del manierismo fiorentino, ha lavorato anche a Palazzo Vecchio, per capirci, attivo a Firenze tra il 1531 e il 1608, appunto, come vedete dal termine Alquem. Si tratta di un manoscritto che di fatto è un po' un manuale di bottega in cui Bernardo Buontalenti mette le mani per costruire i progetti delle opere che poi sono state realizzate, e lo fa insieme ai suoi collaboratori. È anche una sorta di libro, di book, che il Buontalenti con ogni probabilità aveva costruito, che portava in giro come suo curriculum, come suo portfolio per prendere ulteriori commesse. Sto andando molto rapidamente perché l'oggetto è straordinario. Ora, questo oggetto, le slide hanno cambiato forma perché volutamente ho attinto direttamente dalla mostra, dal catalogo online su Movio, che potete ancora trovare, della prima e al momento unica mostra nazionale dei beni recuperati attraverso acquisti coattivi presso l'ufficio esportazione di tutta Italia, che si è tenuta a Milano nel 2019. Questo bene è spuntato ad un certo punto in ufficio esportazione a Milano ed è stato oggetto di acquisto coattivo, che è quella procedura attraverso la quale lo Stato può acquistare allo stesso prezzo a cui l'oggetto è stato presentato in ufficio esportazione il bene nel momento in cui lo ritenga degno. Questo bene, questo che è un volume dal punto di vista fisico, che ha anche un profilo di interesse artistico spiccatissimo, sono individuabili di fatto le parti in cui interviene direttamente Buontalenti, ma che è anche un oggetto dal punto di vista codicologico, grafico, assolutamente interessante, oltre che per la storia del teatro, per la storia della meccanica, per la storia dell'ingegneria, è una cosa straordinaria, è pieno di lamelle, volvelle, folder, è pieno di tutto, come dire, è un libro animato, e nasce come libro animato in virtù della sua funzione didascalica. Cioè, il libro animato è un oggetto al quale si ricorre quando abbiamo bisogno di spiegare qualcosa, di spiegarla in modo chiaro, in parte perché originariamente quelle immagini dovevano servire come progetti esecutivi per i ragazzi che lavoravano con Buontalenti a bottega, ma anche per il committente che aveva modo così di capire come Buontalenti e la sua bottega lavoravano. Questo oggetto è stato acquisito al Patrimonio Nazionale dello Stato Italiano, al momento è ancora a Milano, con destinazione finale Archivio di Stato di Firenze, dal punto di vista archivistico. È stato acquisito come documento d'archivio, perché quello era non soltanto in virtù di quella che qui genericamente, per ovvie ragioni di rispetto della privacy, abbiamo denominato collezione privata, non solo perché proviene da un archivio, ma perché è un oggetto che bene starebbe, come tipologie, come oggetti analoghi dimostrano, in un archivio d'impresa quale quella bottega era alla sua nascita. Allora, nel momento in cui andiamo a descrivere un oggetto del genere, ripeto, acquisito come documento d'archivio al patrimonio nazionale, per quanto sia in forma di libro, per quanto abbia un interesse artistico, torniamo alla necessità di fare molta attenzione alle lenti che utilizziamo per definire questo tipo di oggetti. E quindi richiamo qui e provo a rimettere a sintesi i vari passaggi degli interventi che mi hanno preceduto, compreso quello del collega De Pasquale.
che mi ha preceduta quando parlava di varianti di esemplare, quando ha in maniera assolutamente puntuale ci ha mostrato esempi differenti. E chiudo. Su questo aggiungo il tema della digitalizzazione, che non necessariamente è solo valorizzazione. La digitalizzazione è un insieme di processi che presuppone un approccio metodologico solido all'oggetto, in punto di definizione e quindi di descrizione e catalogazione, che ci può servire e può essere uno strumento potentissimo proprio per mettere in trasparenza la fitta rete di relazioni che, per esempio, nel caso di specie del taccuino secco suardo o codice di meccanica ornato di Bernardo Buontalenti della sua bottega, potrebbe farci vedere quell'oggetto nella relazione con i monumenti, le scenografie, le opere teatrali, le armi, gli interventi idraulici progettati da Buontalenti e realizzati, e assieme a lui, come dire, aiutarci a costruire proprio la rete di persone, di attività, di fatti e quindi l'intero contesto dal quale questo oggetto è stato prodotto e con il quale questo oggetto è in stretta relazione e del quale ci racconta moltissimo. Quindi attenzione alle lenti e manteniamo uno sguardo il più possibile sistemico su questo tipo di oggetti. È un tema di complessità che non va semplificata, ma va compresa. E l'esplorazione e la rinuncia la rinuncia allo steccato epistemologico, all'assetto disciplinare, è prerequisito fondamentale per poter correttamente discutere di questi oggetti. Diversamente, questo straordinario oggetto non sarebbe stato acquisito al patrimonio nazionale. Penso che su questo posso concludere. Grazie a tutti. Grazie ad Annalisa Rossi. Thank you so much. And with this last paper, we concluded the first session of our conference. Any questions for the speakers? No, there are no questions. And at this point, I give the appointment to all of you for tomorrow. The second session of our conference will be devoted, as you know, to the preservation of interactive books. And so thank you for your participation and good evening, good morning. It depends on where you are. And thank you. Thank you so much. Sì, disattiva l'audio. Hello? Yes. Oh, hi. Hello? Hello? I think we're about done. I just want to ask a question. My Italian is lacking. And so I was just wondering
is there going to be like in the summary, like, you know, a synopsis of the talks that I don't really understand? I just wanted to ask a question about that. I mean, I took photos of the slides, you know, but. Yeah, they should be in the recorded versions as well, I think. Okay. No, I just wanted to ask, like, it's absolutely fascinating. I was looking at Google Translate at the same time. Just, my Italian does not really exist. Thank you. That was absolutely fabulous. And look forward to the rest of the conference. Thank you. I just want to say thank you. I'm very, very happy to see you in the situation. I had one small comment that I'm not too sure. I'm not comfortable with the chat, you know, all these technology things. But this one gentleman, Mr. Okay, wait a minute now. Oh, Andrea De Pasquale. I wrote him a little private note and I hope he wasn't offended. But his image of the metamorphic book like this is not Sayer. It's a cheap print. And it's not a Sayer publication, and it's one piece of paper. So I just wondered, and I just chatted him and said, I'd like to talk with him, because I've done a lot of work on these things. Like, they're sort of a British American thing. Does that make any sense what I'm saying? Excuse me. Yeah. Do you want to talk with De Pasquale? I chatted him at the end of his talk, but it's just something to be interesting to talk about because I don't think the metamorphic books and the Holocaust are the same. The Harlequinades are two pieces of etched paper, and the metamorphic books, which are general, are also like this, really cheap print, you know, wood blocks, one page. And I've done a lot of work on them. I just thought if you would like to, you know, if you want, I'd be happy to talk. That's all. Mm-hmm. Okay, yeah. So you would like to talk with the Pasquale then? Yeah, when he's free, I mean, we could email, you know, I don't want to. Are you sure? Yeah, sure. We will forward this question to him and then he will answer to you. Yeah, sure. Yeah, okay. No, I just thought he might find that interesting because, mm-hmm. Yeah. Sure. Okay. Thank you for a fascinating day. Goodbye. Thank you. Bye. Thank you. Bye.